Buongiorno a tutti, questo è il secondo appuntamento del ciclo Lezioni d'Europa, un ciclo di webinar organizzato dallo Europe Direct Roma Innovazioni, ospitato presso il Forma SPA, dallo Europe Direct dell'Università di Siena e dallo Europe Direct del Consorzio Universitario della provincia di Trapani. Questo è il secondo webinar che ha come tema l'anno europeo delle ferrovie, perché questo 2021 è stato designato dall'Unione Europea come anno europeo delle ferrovie, e l'obiettivo è quello di evidenziare, di sensibilizzare i cittadini sul treno come mezzo di trasporto intelligente, sicuro e sostenibile. Perché è stato scelto il 2021 come anno europeo delle ferrovie? E è stato scelto questo come anno da dedicare alle ferrovie perché è il primo anno completo di implementazione delle norme che sono contenute nel quarto pacchetto legislativo ferroviario, che ha come obiettivo quello di creare spazio ferroviario europeo unico, pienamente integrato, con la rimozione di tutti gli ostacoli istituzionali, legali e tecnici che rimangono per sostenere così quanto più possibile la crescita economica puntando sul settore ferroviario. Quindi nel corso del 2021 ci saranno tutta una serie di attività che si svolgeranno un po' in tutta Europa, che appunto con l'obiettivo di incoraggiare l'utilizzo del trasporto ferroviario sia da parte dei cittadini che delle imprese e dare così a ognuno di noi, attraverso l'utilizzo di questo trasporto, un contributo a quello che è l'obiettivo del Green Deal europeo e quindi del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Inoltre, ricordiamolo, l'anno europeo delle ferrovie è una delle azioni del Green Deal europeo e quindi diciamo, la nostra iniziativa si inserisce in questo contesto. Quella che ora state visualizzando è la pagina dedicata all'anno europeo delle ferrovie della Commissione europea, dove troverete tutti un po' quelli che saranno gli eventi e gli aggiornamenti relativi alle iniziative che saranno intraprese nel settore del trasporto ferroviario. Come vi dicevo, questo è il nostro secondo appuntamento e abbiamo il terzo appuntamento la prossima settimana nell'ambito delle Lezioni d'Europa e avremo appunto un appuntamento dedicato alle istituzioni dell'Unione Europea e all'importanza del principio della cittadinanza europea. Ad eccezione di questo evento che è cominciato alle 9:30, il prossimo evento comincerà regolarmente dalle 10 alle 11:30 perché tutte le lezioni hanno una durata di 1 ora e mezzo, appunto, eccetto la presente, e quindi la durata sarà 10-11:30. Vi ricordo alcune diciamo, consigli tecnici. Per poter partecipare alle lezioni d'Europa vi dovrete iscrivere ad ogni singolo webinar. Dovete utilizzare la procedura indicata nei link che vedete attualmente a video. Per poter partecipare poi dovete attendere il link e le credenziali di accesso che normalmente vi vengono inviate la sera prima dell'evento, dopo le 20, perché per potersi iscrivere avete di tempo fino alle 20 della sera prima, dopodiché vengono chiuse le iscrizioni e vi verrà inviato il link. Ricordatevi che l'aula non si apre prima dell'orario indicato nella pagina dell'evento. E qualora non doveste ricevere il link, ricordatevi di controllare lo spam, perché molte volte il link finisce in quella sezione. Per quanto riguarda l'attestato di partecipazione, lo riceverete più o meno una settimana dopo l'evento. Vi verrà inviata da parte del nostro staff una mail. Dopo aver ricevuto questa mail, dovrete compilare il questionario di valutazione e solo dopo potrete scaricare l'attestato di iscrizione.
In più vi ricordiamo i nostri focus informativi, vi ricordiamo la nostra pagina europa.formez.it, dove oltre a trovare quelle che sono le notizie di attualità, trovate anche tutto un insieme di banche dati. La banca dati programmi comunitari 2021-2027, la banca dati dei programmi comunitari precedenti del 2014-2020, per i quali ci sono ancora dei bandi in scadenza. E poi abbiamo anche la banca dati eventi dove potete trovare tutte le informazioni relative agli eventi che vengono organizzati di interesse europeo e anche abbiamo una sezione bandi in scadenza. La sezione bandi in scadenza vi permette di visualizzare tutti i bandi, sia ancora residui del vecchio periodo di programmazione che quelli che di prossima uscita. Vi comunico che per quanto riguarda i finanziamenti diretti dell'Unione Europea, in questi giorni stanno cominciando l'approvazione da parte dell'Unione Europea dei vari programmi. Anzi, vi anticipo che ieri è stato approvato il programma Dogana, ma prima ancora dell'approvazione di questi strumenti finanziari diretti, in realtà sono stati già pubblicati dei bandi in attesa dell'approvazione e quindi della definitiva conferma. Quindi se andate nella nostra banca dati bandi scadenza potrete già visualizzare i primi bandi che sono stati pubblicati. In più ricordatevi che noi abbiamo un nostro social Twitter che vedete visualizzato in questa pagina, abbiamo una nostra newsletter. Stamattina abbiamo ricevuto delle mail che ci chiedevano di essere inseriti nella nostra mailing list. In realtà per essere inseriti nella nostra mailing list, vi dobbiamo chiedere cortesemente di iscrivervi alla nostra newsletter e di dare principalmente il consenso ai dati. Solo dopo aver fatto questo, noi possiamo inserirvi nella nostra mailing list e inviarvi tutte le comunicazioni relative agli eventi che organizziamo. In più noi diamo anche un'assistenza online in tempo di Covid, uno sportello informativo aperto al pubblico, quindi se ci inviate un'email all'indirizzo europedirect@formez.it, noi possiamo fissare un appuntamento online ed incontrarvi e quindi cercare di aiutarvi per quelle che sono le vostre domande. In più con le nostre notizie noi aggiorniamo vari canali del Formez, tra cui europa.formez.it. Abbiamo anche una pagina interamente dedicata ai finanziamenti diretti che è programmicomunitari.formez.it, ma con le nostre notizie aggiorniamo anche la pagina del Formez dedicata all'innovazione digitale, che è appunto igov.formez.it, e la pagina sempre del Formez dedicata alla formazione, che è appunto la pagina formazione.formez.it. In più noi abbiamo anche un nostro canale YouTube dove potete trovare ulteriori video e webinar che abbiamo organizzato in passato e attualmente. Un'altra cosa che volevo dirvi, perché è una delle domande che ci farete frequentemente, è che alla fine di questo webinar, dateci il tempo di qualche giorno e pubblicheremo sia la registrazione del webinar, ma anche le presentazioni che saranno proiettate stamattina sulla pagina dedicata a questo evento. In ogni singola pagina dedicata agli eventi che fanno parte del ciclo Lezioni d'Europa, potrete cliccare da una pagina all'altra e quindi iscrivervi ai vari eventi. Volevo soltanto fare una piccola precisazione, faccio un passo indietro, questi appunto sono gli eventi previsti dal ciclo Lezioni d'Europa. Come vedete, alcuni eventi, che sono quelli che vanno fino al 27 aprile, sono indicati in blu e sono cliccabili. Questo significa che sono gli eventi per i quali sono già aperte le possibilità di iscrizione. Per gli eventi che partiranno da maggio, dal 4 maggio 2021 e si concluderanno il 15 giugno 2021, dovrete aspettare ancora un momentino, perché tutti e tre gli EDIC, quindi Siena, Trapani e Roma, che fanno parte dell'iniziativa, sono attualmente in fase di valutazione per la riconferma per il prossimo periodo di 5 anni. E quindi ancora non sappiamo se saremo riconfermati, quindi ancora non possiamo confermare le attività che abbiamo previsto.
Lo faremo quanto prima, appena riceveremo la comunicazione da parte della Commissione europea relativamente al nostro, diciamo, la nostra conferma per i prossimi 5 anni. Volevo intanto ringraziare sia i relatori, ma anche lo staff che sta lavorando alle elezioni di Europa. Chiederei la cortesia a Marta Ferrantelli, Giorgia Gasbarro e anche Angelita Campriani. Se è riuscita a collegarsi, di attivare la webcam per un Buongiorno, saluto. buongiorno a tutti, mi fa Marta, piacere, vuoi fare un benvenuti in saluto questa come partner giornata di dell'iniziativa? elezioni di Europa. È un piacere portare avanti questa iniziativa tutti quanti insieme. Credo che possiamo portare un contributo sostanziale alla comunicazione europea e questo è un percorso per noi molto importante. Marta, penso che ci siano Quindi vi problemi di ringrazio molto. collegamento. Allora, voglio presentarvi Giorgia. Giorgia Mi avete fa parte sentito? del nostro staff ed è la persona che materialmente vi sta aiutando ad accedere in aula. E quindi volevo dare un volto, diciamo, ad una mail che è europe@chiocciolaformez.it, che è la mail di assistenza. Volevo ringraziare anche la collega Scordino che insieme a Giorgia in questo momento ci sta facendo da back office. Marta, vuoi provare a riparlare perché ti eri bloccata? Volevo. Sì, non so se mi avete sentito, parlavo praticamente da sola perché ho un problema di collegamento, come dicevo stamattina. Volevo semplicemente porgere il mio saluto a tutti quanti, sapere che condividere queste iniziative di lezioni di Europa per noi è significativo perché crediamo Marta, se ti fortemente in sei una comunicazione che faccia rete, bloccata di quindi nuovo, quindi forse ci sono è problemi. importante. Chiedo gentilmente allora al professor Montini di collegarsi. Professor Montini è il coordinatore dello Europe Direct di Siena, Sì, buongiorno a tutti. per un saluto. Ecco, questi siamo, diciamo, i tre partner dell'iniziativa, Sì, Siena, buongiorno a tutti, Trapani mi e dispiace Roma. che oltre Prego, professore. Saferantelli non riesca, ma insomma, speriamo che riesca dopo a ricollegarsi. Comunque, da parte mia, sì, un breve saluto, non voglio togliere tempo alla giornata di oggi in cui abbiamo molti relatori. Questo è un evento speciale nell'ambito della nostra serie di seminari, di webinar sulle elezioni d'Europa di quest'anno. È un evento speciale legato al fatto che appunto quest'anno è stato designato l'anno europeo delle ferrovie e quindi, come è stato detto, insomma, ci tenevamo insieme con i nostri partner di Roma e della Sicilia di esserci anche noi per celebrare questo evento, per riflettere un po' su questi temi che si legano comunque anche ai temi, diciamo, portanti del nostro percorso di quest'anno, cioè i temi che ruotano intorno al Green Deal europeo, al Recovery Plan, e quindi diciamo i vari temi poi alla fine trovano tutti un loro collegamento anche quando, come oggi, sono focalizzati su tematiche che potrebbero apparentemente sembrare distanti da quelle principali che trattiamo nel nostro ciclo di webinar di Direzione d'Europa di quest'anno, ma in realtà sono assolutamente collegati. Quindi siamo oggi veramente tutti in attesa di sentire quello che ci daranno i nostri relatori e che sicuramente ci daranno degli spunti molto utili e interessanti di riflessione. Quindi io colgo l'occasione per ringraziare tutto il team degli organizzatori, o meglio delle organizzatrici, in primis direi Claudia Salvi, che come sempre è la regia dei nostri eventi. Grazie. Grazie professore. Marta, fai un saluto veloce finale perché abbiamo capito che abbiamo problemi di collegamento. Sì, mi sono permessa di scrivere un piccolo saluto iniziale perché proprio mi rendo conto che non riesco a farvi ascoltare la mia voce. Grazie professore Allora, Montini, grazie a grazie Claudia, partner, grazie a chiaramente. tutti quanti i Ora diamo la relatori. parola al
professor Stefano Maggi dell'Università di Siena, che introdurrà questa giornata con una storia dei treni, perché prima di entrare un po' nello specifico di quelli che sono i finanziamenti per le ferrovie, ci sembrava carino ricordare un po' quella che è la storia delle ferrovie. Buongiorno a Professore, voi e grazie buongiorno, per grazie mille, le l'invito. lascio la Ora io parola. vado a scorrere le diapositive che però in questo momento non vedo. Intanto mi presento, io sono... Sì, non vedo le diapositive. Le diapositive noi le abbiamo No, già io in in questo momento linea, non le forse sto il vedendo. collegamento non Se permette di potete vederle. attivarmele perché altrimenti... Non riesco a scorrerle. Ah. Sono Vediamo. attivate. No. In realtà sono attivate, ma lei non riesce a vederle. Chiedo agli altri partecipanti Ecco, se riescono a sono vederle. apparse in Potete questo darmi un momento. feedback in chat, per favore? Sono apparse, però non riesco a Perfetto. scorrerle, non so perché. Perfetto, prego. Vediamo. Va bene, sì, d'accordo. Se vuole posso Perfetto, allora scorrere le dico io. avanti, va C'è benissimo, avanti quando e è il questa è caso la di prima scorrere. delle diapositive, qui si vede una cartina dell'Italia nell'anno 1900, nel quale sono indicate in rosso alcune ferrovie, in blu altre e in altri colori ancora quelle della Sicilia e quelle della Sardegna. In quel momento la rete ferroviaria italiana era divisa a ovest con la rete mediterranea e a est con la rete adriatica. Arriveranno poi le Ferrovie dello Stato nel 1905. Quindi questa è una piccola presentazione per far vedere e per dire che l'Italia investe molto nelle ferrovie dopo l'unità, quindi dopo il 1861. Il Regno d'Italia arriva nel marzo del 61, ci sono soltanto poco più di 2000 km di ferrovie e il Regno d'Italia deve essere collegato con le ferrovie, quindi la maggior parte delle spese per lavori pubblici vanno proprio nella costruzione delle ferrovie. Sarà così anche per l'Europa, cioè un secolo dopo, quando si comincia il processo di unificazione europea, c'è tutto nei trattati di Roma in particolare, c'è tutta la questione della concorrenza, ma di fondo c'è il tema di come collegare con il treno i paesi europei. Ora però torniamo indietro, andiamo, se si può andare avanti con la diapositiva, andiamo all'inizio del treno. Proprio questo è c'è un'altra carta sull'Europa, appunto, qui siamo nel 1980, vedete ci sono alcuni itinerari internazionali, le reti se andassimo a guardarle più in dettaglio sarebbero molto, molto, molto fitte nella parte meridionale dell'Inghilterra, nella parte dell'Europa centrale tra Germania, Belgio e Francia orientale. E questi collegamenti internazionali, tra l'altro, arrivano dopo gli anni 70, quindi nel 1980 c'erano in pieno con i Trans-Europe Express, cioè c'erano proprio dei treni che collegavano le capitali europee con delle automotrici diesel perché l'elettrificazione non era uguale in tutti i paesi e quindi avrebbero dovuto cambiare il locomotore alle frontiere e quindi le mandavano con le automotrici diesel. Queste arrivano proprio subito dopo la costituzione del mercato comune europeo. Quindi il treno aveva fatto l'unificazione d'Italia, sta facendo anche se piano piano l'unificazione dell'Europa. Ora andiamo avanti, torniamo avanti con la diapositiva. Ecco, le origini. Allora, la ferrovia ha la Sì. rotaia come elemento base. Ecco, la rotaia è uno degli elementi che si sono adattati di più nel corso degli ultimi secoli. Addirittura le prime ferrovie nascono nelle miniere nel 1600. Avevano imparato a muovere dei vagoncini per estrarre il materiale dalle miniere, dei vagoncini su rotaie, prima di legno, poi di ferro, perché così si faceva meno attrito, quindi con la stessa forza si riusciva a portare fuori più carrelli e quindi molto più materiale rispetto a trainarli su strada ordinaria. Quindi l'origine delle ferrovie è nelle miniere. E quando poi cominciano ad arrivare le novità della tecnica, perché dalle miniere le estraevano o tirandole con la forza umana o con la forza dei cavalli, dei muli, con qualcosa insomma che tirava i vagoncini al di fuori della miniera. Poi arrivano le novità della tecnica, arriva in particolare la macchina a vapore. Anche quella inizialmente è dedicata alle miniere perché estrae l'acqua. Quando si va in profondità si trova sempre
molta acqua, diciamo, e quindi nelle miniere questo era un problema enorme, bisognava assolutamente estrarre l'acqua, portarla fuori per lavorare in miniera. Quindi questo si fa con le pompe azionate dalla macchina a vapore. Ecco, subito dopo si comincia a pensare che questa macchina a vapore che va a carbone, il quale scalda una caldaia e poi il vapore espanso riesce a muovere un pistone all'interno di un cilindro, poi dà il moto attraverso gli ingranaggi. Ecco, questa novità della macchina a vapore si cerca di applicarla a questi vagoncini che già si conoscevano, che uscivano dalle miniere. E quindi arriva il treno con la locomotiva. L'arriva in Inghilterra perché l'Inghilterra è la patria della rivoluzione industriale, cioè è lì che l'industria del ferro è diventata così forte da poter consentire di creare la ferrovia. Ferrovia vuol dire via di ferro e chiaramente ci voleva un'industria siderurgica e meccanica abbastanza avanzata, questa c'era solo in Inghilterra nella metà del 1700. Ecco, da lì in poi arriva la locomotiva poi si aggancia a questi vagoni che diventano più grandi rispetto a quelli che erano nelle miniere e quindi arriva il treno. L'origine del termine treno in realtà era diciamo, c'erano i re che andavano con il loro treno di seguito in giro per i vari paesi, ecco, treno deriva da quello, però poi il treno diventa per antonomasia i vagoni su rotaia trainati dalle locomotive. Se si pensa all'evoluzione della rotaia dalle miniere in legno, dalle miniere dove era in legno, fino all'alta velocità di oggi, è un'evoluzione eccezionale che però ha consentito di viaggiare da poco, da un trasporto lentissimo, che era quello dei vagoncini, fino a 500 km orari, in cui possono andare i treni almeno come record di velocità. Poi la velocità commerciale ce l'hanno a 300 o poco più, però come record sono arrivati a oltre 500 km orari. Possiamo scorrere le diapositive? Allora, perché il treno nasce prima dell'automobile? Perché questa è una cosa che non è nota. Nasce il treno invece dell'automobile perché il motore a vapore era molto pesante. Tra l'altro aveva un rendimento piuttosto basso, quindi diciamo che non era in grado di muoversi sulle strade ordinarie in maniera agile. In realtà avevano creato delle locomotive stradali nel corso del 1800, anzi facevano anche servizio pubblico in Inghilterra, che a un certo punto le tolgono perché si guastavano di continuo e rovinavano le strade perché il motore appunto era molto pesante, non c'erano le ruote di gomma che poi arriveranno a fine 800 con la seconda rivoluzione industriale e a quel punto consentiranno di affermarsi ai veicoli stradali. Il motore naturalmente non è più a quel punto il motore a vapore, anche se il motore a vapore l'avevano molto semplificato. E anche semplificato, diciamo, dal punto di vista del peso e del tipo di movimento, però l'avevano poi complicato, rendeva di più rispetto a quello precedente, l'avevano anche reso un po' più piccolo rispetto a quello delle locomotive iniziali, però non era adatto per muoversi su strada. Se non altro occorreva il fuochista, perché la macchina a vapore si muove a carbone, il carbone va caricato nella caldaia. Invece i combustibili liquidi derivati del petrolio, come sono la benzina e il gasolio, entrano da soli, cioè si mettono nel serbatoio e poi vanno da soli nel motore, quindi non c'è bisogno del fuochista. Quindi tra il motore a combustione interna che arriva fino a 800 e il pneumatico, anche quello simbolo della seconda rivoluzione industriale, si realizzano i mezzi che si muovono su strada e che poi prenderanno sempre più il sopravvento nel corso del 1900. Possiamo andare avanti. Primi treni. Questa era la prima locomotiva del mondo, era una Rocket di Stephenson, che passa per essere l'inventore del treno, anche se alcuni inventori, artigiani inventori in precedenza avevano già creato delle locomotive però meno funzionanti. La prima ferrovia del mondo è del 1825, siamo in Inghilterra. Anche questa è legata a una miniera, perché trasportava il minerale di una miniera vicino a Darlington al porto su un fiordo di Stockton-on-Tees, dove il minerale veniva caricato sulle navi, perché prima che arrivasse il treno, lo spostamento di merci all'interno era difficoltoso, si doveva andare sui carri trainati dai buoi o per i viaggiatori sulle carrozze tirate dai cavalli. Quindi evidentemente era un trasporto specialmente per le merci, talmente a scarso potenziale, cioè si portava pochissima merce, che ovunque possibile si cercava il mare, perché il mare consentiva con le
le navi con le barche più grandi di muovere grandi quantità di merce, cosa che appunto con i carri stradali non si poteva fare. Qui si vede in questa immagine che c'è una locomotiva molto rudimentale, poi ve la farò rivedere, e dentro i carri merci che sono del tutto simili a quelli delle miniere, anche se un po' più grandi, ma derivavano appunto dai carri delle miniere. Qui sono un sacco di viaggiatori che festeggiano questo primo arrivo del treno nel 1825. Possiamo andare avanti con la diapositiva. La prima ferrovia del mondo aperta al traffico viaggiatori, anche concepita, anche se era stata progettata per il traffico merci, però poi quando si va a realizzarla si pensa anche ai viaggiatori, perché sulla Stockton Darlington i viaggiatori c'erano andati, quindi si capisce che è un qualcosa di nuovo ed importante. È la Liverpool Manchester 1830, che è 56 km e ha un forte successo di persone. All'epoca era normale fare la gita fuori porta. Ecco, si comincia a farla col treno, la gita fuori porta. Addirittura nel 41 comincerà la prima avventura di un tour operator, che è Thomas Cook, che comincia a organizzare le vacanze standardizzate usando il treno, che poi negli anni 30 e negli anni 40 le reti crescono moltissimo. E sulla Liverpool Manchester c'è proprio il traffico di viaggiatori, un po' di curiosi, un po' di persone che si spostavano tra queste due città industriali, perché siamo nel nord dell'Inghilterra dove era arrivata l'industria, quindi erano, diciamo, molto più avanti rispetto al resto del mondo, perché appunto la rivoluzione industriale trova patria in Gran Bretagna. Possiamo andare avanti. Queste sono le date delle prime ferrovie nei vari paesi europei. C'è chi arriva prima, c'è chi arriva dopo. L'Italia arriva nel 1839 con il tronco tra Napoli e Portici. È un francese che realizza questa prima ferrovia, apre nell'ottobre del 39 e da allora comincia anche in Italia l'epoca delle ferrovie. Poi se si guarda qualche altro dato, vediamo che la Germania, che ancora non era unita, era la Confederazione Germanica. La Germania unita c'è cioè dal 1871, comunque nel territorio tedesco arriva nel 1835. Il treno in Francia è segnato 42, la Spagna nel 48. Se si guarda il caso italiano, c'è uno stato dove arriva tardi la ferrovia, che è il Regno di Sardegna, che apre la prima ferrovia vicino a Torino nel 1848, quindi tardi. Però poi c'è il conte di Cavour che ha capito la funzione del treno per il futuro e quindi fa costruire una rete ferroviaria negli anni 50 dell'Ottocento, per cui quando si arriva al 1861, quindi al Regno d'Italia, abbiamo nel Piemonte la rete ferroviaria più ramificata in assoluto. Infatti poi il Piemonte sarà quello che guiderà l'unificazione nazionale. Andiamo avanti con la diapositiva. La velocità, ecco, mentre le diligenze postali, ma proprio quelle più veloci, cioè quelle che utilizzavano le stazioni di posta per cambiare il cavallo, quindi andavano al galoppo ove possibile, naturalmente, se era in pianura, poi dopo 15 km cambiavano i cavalli e ripartivano al galoppo. Ecco, queste carrozze erano arrivate a una velocità commerciale massima di 14-15 km orari, sempre se si era in pianura, perché in salita poi si andava meno. Ecco, la ferrovia invece fin dall'inizio ha una velocità commerciale, proprio la prima di George Stephenson, di 27 km/h, quindi praticamente il doppio, e la velocità massima era già di 48 km/h, poi rapidamente si incrementeranno le velocità. Tra Liverpool e Manchester il treno riduce il percorso a 2 ore rispetto alle 6 ore che erano necessarie sul percorso stradale, quindi è un terzo della percorrenza. Altrove la percorrenza, diciamo, si dimezza. Faccio esempio Siena-Firenze: a un certo punto il treno ci mette 3 ore facendo pure un percorso più lungo contro le 6-7 ore che ci volevano tra Siena e Firenze in diligenza. Possiamo andare avanti. Diapositiva successiva, ecco il viaggio ferroviario. Allora, i treni avevano la prima, la seconda e la terza classe, qualche volta anche la quarta. Terza classe era fatta in maniera più spartana, con sedili di legno. La quarta classe addirittura all'inizio aveva dei vagoni aperti come quelli che abbiamo visto per la Stockton Darlington e per la Liverpool Manchester. Uno dei primi che scrive una guida di viaggio, emozionato da questa novità del treno, è Collodi, l'autore di Pinocchio, che nel 1856 scrive un romanzo in vapore da Firenze a Livorno.
e racconta delle varie classi di viaggio, tra cui dice che la quarta classe è un supplizio inventato dagli azionisti delle strade ferrate perché erano tutte a gestione privata a beneficio delle persone poco facoltose pur di farle salire in treno, perché non è che il treno quando arriva vede un afflusso di gente enorme, specialmente nelle zone, nelle ferrovie secondarie, perché comunque il biglietto del treno anche in terza classe costava abbastanza, quindi si utilizza addirittura in qualche caso la quarta classe, poi sparirà la quarta classe, rimangono le tre classi di viaggio fino al 1956. Questo in tutta Europa, nel 1956 viene abolita la terza classe e si rimane con due classi di viaggio. Non la aboliscono in quel momento soltanto Spagna e Portogallo, poi tutti gli altri la rimangono con due classi di viaggio, 1956, quindi un secolo dopo. Avanti con la diapositiva. Questa è la lunghezza delle reti ferroviarie, si vede bene che per esempio nel 1840 era molto più avanti l'Inghilterra, cioè il Regno Unito, e con 2390 gli altri ne avevano decisamente poche, l'Italia ne aveva solo 20 km. Quando si arriva al 1900 il Regno Unito ha una rete molto ramificata, 30.000 km, l'Italia che è partita dopo ma poi ha recuperato perché ci si investe molto nelle ferrovie nella seconda metà dell'Ottocento, l'Italia è arrivata a 16.400 km di ferrovie, quindi la metà di quella inglese, di quelle inglesi. Naturalmente poi Francia e Germania che hanno i territori più grandi, ovviamente questa la Germania tra l'altro è considerata più grande di quella che era poi la Germania Ovest nel secondo dopoguerra, quindi la Germania è quella che poi avrà più in assoluto chilometraggio di ferrovie con alcune densità molto forti intorno alle grandi città dove tuttora hanno sviluppato il trasporto urbano su ferro, cosa che in Italia abbiamo fatto molto meno. Possiamo andare avanti con le diapositive. Le gallerie, ecco, le gallerie sono un'opera eccezionale della tecnologia, erano le più lunghe del mondo, quelle che collegavano l'Italia con i paesi confinanti. Il traforo del Moncenisio del 1871 con 13,6 km è il più lungo del mondo. Tra l'altro su questo itinerario del Moncenisio, che sarebbe la zona della Val di Susa, poi la rivediamo alla fine delle diapositive, la zona della Val di Susa dove si è sviluppato il movimento NoTav, ecco, quella ferrovia tra Torino e Lione, aperta nel 1871, canalizza il traffico della valigia delle Indie, che era il traffico commerciale in assoluto più grande del mondo, perché collegava la madrepatria Inghilterra, già industrializzata, con le Indie britanniche, che erano una colonia popolosa e molto grande, perché l'India, tra l'altro, non è solo l'India attuale, era anche il Pakistan e il Bangladesh, quindi era ancora più grande della grande India attuale. Ecco, su questo itinerario passa Phileas Fogg, il protagonista del Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne, che è un romanzo del 1873, e si riesce a fare il Giro del Mondo in 80 giorni proprio perché c'è la galleria del Moncenisio e c'è naturalmente dal 1869 il canale di Suez. Quindi queste due novità dello scavo del canale, dello scavo della galleria consentono di accorciare i tempi anche se si vuole fare il giro del mondo e comunque di accorciare i tempi per questo traffico commerciale enorme che era quello che noi chiamavamo valigia postale delle Indie, che in inglese si diceva India Mail, cioè posta per l'India. Poi ci sono altri due tunnel che collegano sempre l'Italia con i paesi d'Oltralpe. Uno è del San Gottardo, è del 1882, 15 km, è tutto in territorio svizzero, ma lo pagano in gran parte Italia e Germania perché doveva collegare il porto di Genova con le zone industrializzate della Germania, in particolare con la Ruhr. E poi l'ultima delle grandi gallerie, anche questa rimane la più lunga del mondo per qualche decennio, è 19,8 km, quella del Sempione. Quando viene inaugurata si fa una grande esposizione universale a Milano e questo è il famoso manifesto per l'inaugurazione della Galleria del Sempione di un illustratore molto noto, Leopoldo Metrikovitz di Trieste, che appunto faceva vedere due diavoli che escono dalle viscere della terra perché sembrava appunto di entrare con la galleria nelle viscere della terra. È una grande festa che tra l'altro a Milano poi diciamo cambia, dà anche un assetto urbanistico diverso quando arriva la ferrovia del Sempione. Avanti ancora. Questa è un po' l'evoluzione del treno. Se vedete nelle prime tre colonne ci sono delle locomotive rudimentali, quelle ancora prima della locomotiva di Stephenson, quindi le locomotive pionieristiche, poi si vede che la locomotiva diventa sempre più grande e ce n'è una in particolare la numero 7, che è quella proprio nel centro, prima dei treni elettrici,
quella già andava a 65 km/h nel 1853. Poi sotto vediamo dei locomotori diesel, quella celestina è una locomotiva da manovra, quello verde e bianco è il famoso elettrotreno 7 Bello, che è il treno di lusso inaugurato in Italia nei primi anni 50. E poi c'è anche la monorotaia, quindi c'è tutta un'evoluzione del treno nell'arco di 2 secoli che è eccezionale, fino all'alta velocità di oggi, che qui non è raffigurata, ma tra un attimo la vediamo. Possiamo andare ancora avanti con le diapositive. Ecco, fra le due guerre mondiali, il treno è sempre un elemento di punta della scienza e della tecnologia. Perché? Perché un po' dappertutto, tra la prima e la seconda guerra mondiale, in Italia abbiamo il periodo fascista in questi 2 decenni, ecco, il treno si evolve. Arrivano i locomotori elettrici, che prima abbiamo visto nella precedente diapositiva, arrivano i veloci elettrotreni come quello raffigurato sopra. Questo è un elettrotreno e nel 1939 tocca 203 km orari, che è il massimo della velocità commerciale per quel periodo, quindi tocca un record di velocità commerciale, non di velocità massima, ma commerciale. E fa un servizio tra Roma e Milano velocissimo. Naturalmente avevano tolto tutti gli altri treni, perché più treni ci sono in una ferrovia, più si rallenta la circolazione, però insomma va velocissimo e dà l'idea che l'Italia in quel momento è all'avanguardia della tecnologia. Lo era anche perché aveva sviluppato molto le littorine, che è quella che si vede invece di sotto. Questa è una littorina nella colonia italiana dell'Eritrea, una ferrovia bellissima che faceva molti tornanti per salire dal mare di Massawa, siamo sul Mar Rosso, fino all'altopiano, al ciglione dell'altopiano che è 2400 metri, poi riscendeva un po' fino alla capitale Asmara. Ecco, era una ferrovia tra le più belle del mondo, che poi è stata distrutta e ripristinata quando l'Eritrea è riuscita a terminare la guerra civile, la guerra insomma, tra lei e l'Etiopia, che è durata qualche decennio, riutilizzando i vecchi rotabili italiani. Quindi anche la littorina porta una novità notevole nei collegamenti interni degli anni 30 e poi anche negli anni 50, 60, insomma, perché rispetto ai treni a vapore aveva la caratteristica di essere bidirezionale, cioè si guidava da due cabine, una da una parte e una dall'altra, non occorreva girare la locomotiva come si faceva invece col vapore. E poi era molto più veloce nelle accelerazioni, nelle partenze, si poteva fermare anche in salita, cosa che il treno normale all'epoca non riusciva a fare perché non era dotato del freno continuo come sono quelli di oggi, cioè i freni li chiudevano i frenatori da ogni vettura o quasi da ogni vettura, insomma, a volte erano ogni 2 o 3 vetture. Però ecco, anche questa è una diffusione maggiore del treno, quella della littorina, è praticamente un autobus su rotaia che dà una maggiore flessibilità al treno e in particolare ai treni delle ferrovie secondari. E ce n'erano moltissime di ferrovie. Questa, la littorina va su una ferrovia a scartamento ridotto. Ecco, l'Italia era piena di ferrovie a scartamento ridotto, che c'erano un po' in tutte le parti più collinari o montuose, particolarmente note e anche bellissime per il paesaggio. Erano le Calabro-Lucane, poi le ferrovie dell'interno della Sicilia e anche le ferrovie complementari sarde. Le Calabro-Lucane sono decimate, c'è rimasto quasi niente. Quelle dell'interno della Sicilia non ci sono più per niente. In Sardegna invece fortunatamente è rimasto qualcosa, però in gran parte ci si fa solo i treni turistici, perché quelle a servizio ordinario sono rimaste veramente poche. Tra cui consiglio, ecco, se uno va in Sardegna, di vedere la Macomer Nuoro, che ha dei paesaggi veramente stupendi. Possiamo andare avanti. Ecco, ho già accennato alla crisi del treno, cioè ho detto che molte ferrovie secondarie a un certo punto vengono chiuse. Mentre la Svizzera negli anni 50 e 60 le manteneva e le sviluppava, magari elettrificandole, e così oggi sono diventate delle eccezionali ferrovie turistiche, in Italia si chiudevano oltre 5.000 km di ferrovie, a partire da quelle a scartamento ridotto, come abbiamo visto, dove andava la littorina dell'Eritrea, e poi erano quelle che vi ho detto prima, ce n'erano moltissime in tutte le regioni di ferrovie a scartamento ridotto, una delle quali andava a Cortina d'Ampezzo, era la Calalzo Cortina d'Obbiaco, quindi andava dalla provincia di Belluno, la provincia di Bolzano in Valpusteria, passando per Cortina, anche quella viene inesorabilmente chiusa tra il 64
e il 66, e se Cortina oggi avesse la ferrovia sarebbe un'altra Cortina, invece è meno raggiungibile perché non c'è più il treno. Perché? Perché a quel punto arriva l'automobile, quindi il tema del trasporto è quello dello Stato che fa le strade e poi gli italiani circolano con le loro autovetture. È un fenomeno che succede un po' in tutta Europa, anche l'Inghilterra, che aveva una rete molto più ramificata, chiude moltissime ferrovie in questo periodo. Quindi è un fenomeno per tutta l'Europa, ma diciamo in Italia è particolarmente accentuato quello della chiusura dei rami secchi. Il treno è diventato nell'immaginario collettivo un mezzo superato che serve per il trasporto dei pendolari o degli emigranti. Questo era il treno del sole. Quello sotto è il cartello del treno del sole, che è un Torino-Palermo, che dal nome poi anche all'autostrada del sole. Il treno del sole c'era dal 52. Possiamo andare avanti verso la conclusione con le ultime diapositive sulla situazione attuale. A un certo punto c'è un rinascimento ferroviario. Per la verità lo comincia il Giappone con il Tokaido, il treno proiettile. Poi qui arriva in Francia con il TGV a 300 km/h che inaugura un nuovo treno, un treno ad alta velocità, appunto a grande vitesse, come si dice in francese. E chiaramente c'è stata una riduzione dei tempi di percorrenza notevoli, il treno è diventato di nuovo competitivo con l'aereo, a questo punto con l'aereo, non più con l'automobile, per questi treni ad alta velocità, di cui è stata precursore la Francia, per fortuna ha salvato un po' il treno in tutto il mondo, l'esempio francese. E poi anche l'Italia si è inserita in questa rete ad alta velocità, oggi si va da Milano a Roma in meno di 3 ore. Prima ce ne volevano 5, quindi ha accorciato l'Italia e sta accorciando l'Europa. Possiamo andare alla prossima diapositiva. Questa è la rete europea ad alta velocità, quelle rosse sono le ferrovie che consentono una velocità superiore a 250 km/h, quelle blu invece fino a 250 km/h. Poi l'alta velocità si sta estendendo, se no si parla di alta velocità di rete. Quindi i treni ad alta velocità che vanno anche su ferrovie non ad alta velocità, servendo i centri minori. Abbiamo dei progetti importanti, tra cui quello Napoli-Bari, che si vede tratteggiato nella parte finale, è già partito. Poi se guardate c'è un'estensione, un'ipotesi di estensione dell'alta velocità dalla Spagna al Portogallo. In Francia se ne stanno realizzando altre ancora, nonostante la Francia abbia già la rete ferroviaria più ramificata. Poi è stato fatto il tunnel sotto la Manica, anche l'Inghilterra, dove non ci sono ferrovie ad alta velocità oltre 250, ma stanno attrezzando quelle tradizionali per andare fino a 250 km/h e così via. Quindi c'è tutto un tema di rilancio del treno legato all'unità europea e legato appunto al treno ad alta velocità. Ormai il Parigi-Bruxelles, per esempio, è ben acquisito, cioè lo usano praticamente tutti al posto dell'aereo. Possiamo andare avanti, sono le ultime diapositive e poi abbiamo finito. Ci sono stati questi corridoi transeuropei che a un certo punto vengono proposti come collegamento appunto a livello europeo. Il tema principale, c'è anche la strada, naturalmente ci sono le reti di comunicazione, quelle elettriche, ma il tema principale è come collegare i paesi europei con il treno. Questi corridoi, possiamo andare ancora avanti, sono poco conosciuti, non è che servono solo per andare a lunghissima distanza. Per esempio, se si vede quello orizzontale in questa diapositiva, è Lisbona-Kiev. Non è che si va da Lisbona a Kiev col treno, viaggiatori, magari un po' le merci forse, ma comunque serve, diciamo, anche per i tratti intermedi. L'Italia sarebbe attraversata da questi almeno due corridoi, poi c'è quello che va a Genova, uno è il Berlino-Palermo e l'altro è Lisbona-Kiev, poi c'è quello che va da Amsterdam fino a Genova. Ecco, su queste ferrovie bisogna investire per migliorarle, anche quindi la parte meridionale dell'Italia, quella che collega Salerno, perché dall'alta velocità in questo momento arriva lì, anche se poi i treni ad alta velocità proseguono sul Reggio Calabria senza la ferrovia ad alta velocità, ma va portata fino in Sicilia, cioè il collegamento almeno fino a Palermo e poi naturalmente bisogna andare anche verso Catania e Siracusa. Possiamo andare avanti ancora. Questo è il tratto del corridoio Lisbona-Kiev, il corridoio 5, dove si è sviluppato il movimento NOTAV. Ecco, questo non è una, come si pensa, una Torino-Lione, è una Milano-Parigi, che poi fa parte anche del corridoio 5 per Lisbona, quindi è un collegamento a medio-lungo raggio. Se noi
avessimo fatto noi in Italia, diciamo, avessimo fatto l'opposizione che c'è stata contro questa ferrovia in Val di Susa all'epoca della costruzione, non avremmo avuto la più dell'epoca delle prime costruzioni ferroviarie, non avremmo avuto il tunnel più lungo del mondo. Perché il conte di Cavour nel 1857 fa votare dal Parlamento subalpino lo scavo della galleria che non sapevano neppure se riuscivano a finirlo, perché non avevano le perforatrici meccaniche, infatti vanno avanti a colpi di piccone per alcuni anni finché non arrivano le perforatrici ad aria compressa. Quindi pensate che lungimiranza. Nel 57 aveva fatto votare la galleria dal Parlamento di Torino il finanziamento per la galleria più lunga del mondo di 13,6 km, che era una galleria interna perché collegava il Piemonte con la Savoia, che in quel periodo era sotto il Regno di Sardegna. Poi, quando arriva l'Unità d'Italia, la cediamo a Napoleone III per compenso, diciamo, per l'aiuto nella seconda guerra d'indipendenza. Quindi una galleria interna fatta votare dal conte di Cavour nel 1857. Poi si arriva ai primi anni 2000, proteste di tutti i tipi per l'alta velocità in Val di Susa. C'è qualcosa che non va, evidentemente, e comunque bisogna comprendere che oggi il treno è l'elemento chiave per il progresso delle comunicazioni sostenibili, cioè il green deve passare per il treno, perché il treno è quello che ha il minore impatto rispetto a tutti gli altri trasporti, naturalmente per le medie e lunghe distanze o anche per i trasporti pendolari. Poi se uno va a piedi forse anche meglio, però non è che si può andare a piedi per 100 km. Avanti ancora, proprio le ultime diapositive, questa è l'alta velocità in Italia con il collegamento che da dicembre 2008 è stato completato tra Milano e Roma e ha consentito di diminuire le percorrenze da 5 ore a 3 ore, quindi è un'Italia più corta quella che c'è oggi rispetto a quella che c'era qualche anno fa. Naturalmente su Milano-Roma il treno è il più veloce in assoluto, se si considera da centro a centro è più veloce persino dell'aereo, perché poi c'è da spostarsi da Malpensa o Linate e da Fiumicino fino a Roma, quindi è un vero e proprio accorciamento della geografia dell'Italia. Queste sono una Freccia Rossa e un Italo, che sono i due treni ad alta velocità che hanno sfruttato il tema della liberalizzazione che per l'Europa è stato fondamentale nei trasporti, e anche l'ultimo pacchetto riguarda uno spazio comune europeo, ma alla fine è sempre la tecnica, perché i treni italiani possono andare ora dappertutto, perché in qualche caso sono policorrente, in qualche caso stanno attrezzando le ferrovie con un unico standard che è il 25.000 a corrente alternata. Ecco, quando saranno tutte così, le ferrovie si potranno spostare da un paese all'altro senza neppure cambiare la tensione del treno. In questo momento ci vanno dei policorrente laddove non c'è il 25.000. Quindi, per esempio, da Milano a Roma, il Frecciarossa sulla tratta Firenze-Roma rimette il vecchio 3.000 a corrente continua, perché quella è una ferrovia che si chiamava direttissima, non era ancora quella dell'alta velocità degli ultimi anni. Quella è stata costruita alla Firenze-Roma dal 70 al 92. L'ultima diapositiva. Ecco, non c'è solo l'alta velocità però, eh. Io mi batto da anni per far comprendere a tutti che ci sono anche le reti ferroviarie minori. Quelle che si sono chiuse oltre 5.000 km in gran parte non si recuperano perché non c'è più il binario, i sedimi sono stati invasi dall'urbanizzazione, talvolta dalle strade, in qualche caso sono state recuperate con piste ciclabili, quindi quelle si recuperano con difficoltà. Ma le altre, dove c'è ancora il binario, vanno recuperate. Il taglio dei rami secchi sta continuando anche negli ultimi anni, perché c'è purtroppo una scarsa conoscenza delle buone pratiche. Quasi nessuno degli amministratori comprende e capisce quello che è stato fatto laddove il treno è stato rilanciato. Vale per varie zone d'Europa, ora mi limito a quella dell'Italia, che si vede nel treno sopra, che è un treno della Merano Malles Venosta, siamo in Alto Adige, dove la ferrovia chiusa nel 1990 è stata riaperta e tutta rimodernata nel 2005. Quando la chiusero nei primi anni 90 non c'era quasi nessuno in treno. La ferrovia era, diciamo, mezza morta, tre coppie di treni al giorno. Ora c'è un treno ogni ora o ogni mezz'ora nei periodi più, diciamo, frequentati. Quindi il rilancio del treno, laddove si fa, funziona. In Gran Bretagna stanno dando addirittura finanziamenti per recuperare le ferrovie chiuse. Ecco, in Italia invece si continua a chiuderle perché alcune sono state chiuse anche negli ultimi anni. Quello è il manifesto, nell'ultima parte, nessuno tocchi il treno, è il manifesto contro, anzi, per il rilancio di una ferrovia in Toscana che è la Cecina Saline di Volterra, che può diventare la base per lo sviluppo del territorio, come ha fatto il treno in Alto Adige, dove c'è il treno, la pista ciclabile a fianco, si possono portare le biciclette in treno, si può camminare, i bus sono raccordati al treno come orari e come tariffe, quindi è una rete complessiva
che ha rilanciato tutto il territorio. Va fatto così anche negli Grazie altri a lei, posti. dottore, Invece in per questo questa momento non si bellissima sta facendo. introduzione. L'ultima diapositiva Concordo con i saluti e pienamente grazie sul fatto che per bisogna l'attenzione. recuperare le ferrovie Vi minori ringrazio perché per abbiamo l'attenzione. diminuito le distanze tra le grandi città, ma abbiamo peggiorato quello che è il collegamento tra le capitali e poi tra le città principali e l'entroterra. Quindi bisognerà lavorare molto su questo. La ringrazio molto, siamo un po' in ritardo, quindi vado velocemente. Volevo solo dirvi una cosa ai partecipanti. Ci dispiace, ho capito che stamattina c'è stato un piccolo disguido, stiamo cercando di risolvere, però vedo che abbiamo recuperato abbastanza partecipanti. Così come volevo salutare, perché si sono collegati con noi, i ragazzi del liceo Ximenes Fardella di Trapani, che fanno parte di un team che si chiama Via col Treno 2.0. Questi ragazzi stanno monitorando il progetto finanziato in Sicilia per la rete ferroviaria Trapani via Milo Palermo e quindi sono stati ben lieti di partecipare a questa Bellissimo. giornata e anche noi vi ringraziamo per aver partecipato e quindi per apprendere qualcosa. Vedo che non ci sono domande, professore, è stata una bellissima presentazione ed è stata anche molto chiara. Chiederei la cortesia al relatore successivo, che è l'ingegnere Nunzio Di Martino del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di collegarsi. Perfetto. Chiedo alla collega Giorgia Gasbarro cortesemente di visualizzare le presentazioni. Grazie mille, prego, ingegnere. Buongiorno a tutti, buongiorno ai ragazzi di Trapani. Mi presento, sono Nunzio Di Martino, ingegnere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e nell'ambito del programma operativo nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 sono il responsabile delle linee di azione 111 e 112 relative agli interventi ferroviari cofinanziati dall'Unione Europea lungo il corridoio scandinavo-mediterraneo della rete transeuropea per i trasporti, che è detta anche TEN-T. Gli interventi afferiscono sia alla rete centrale, detta rete core, che a quella globale, detta comprehensive, che è quella di adduzione alla rete centrale. La prima da essere completata entro il 2030, la seconda entro il 2050. Già sembra tutto molto complicato, quindi prima di entrare nel dettaglio faccio finta che mi poniate qualche domanda. Ingegnere, sentiamo dal suo accento che non è di origine trentina e forse neppure toscana. Mi sembrerebbe, ma forse ci sbagliamo, che il suo accento sia leggermente appena appena meridionale. È vero, lo ammetto, sono, come diceva il grande Totò, parte nopeo e parte napoletano. Meglio ancora, sono di Ercolano, la città degli scavi e del Vesuvio. E voi continuando. Immaginiamo che per lavorare al Ministero lei tanti anni fa si sia dovuto trasferire a Roma con tutta la famiglia a causa della distanza e della lunga durata del viaggio. Oggi la situazione sarebbe la stessa e farebbe la stessa scelta? E io, grazie per la domanda che mi sono fatto, alla quale mi rispondo, direi assolutamente no. Oggi avrei potuto continuare a vivere nella mia terra. Perché anche grazie ai finanziamenti e agli interventi del PON Infrastrutture e Reti, i tempi di percorrenza non sono più così proibitivi. Quindi oggi vi racconterò di come l'Unione Europea, attraverso il PON Infrastrutture e Reti, persegue una delle sue priorità nell'ambito delle infrastrutture di trasporto. In questo modo contribuisce a migliorare le condizioni di mobilità delle persone e delle merci, in modo da garantire la crescita delle regioni meno sviluppate dell'Unione, e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale. La strategia del programma è finalizzata sostanzialmente a promuovere sistemi di trasporto sostenibili, quindi anche dal nome del mio ministero, e ad eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete. Ma cos'è la mobilità sostenibile? Cosa vuol dire questo aggettivo? La mobilità sostenibile è semplicemente il modo di spostarsi da un punto all'altro di un territorio, modalità capace di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici che sono generati dai veicoli privati, e cioè l'inquinamento atmosferico e acustico, la congestione del traffico stradale, l'incidentalità, il degrado delle aree urbane causato dallo spazio occupato dagli autoveicoli a scapito dei pedoni.
il consumo di territorio causato dalla realizzazione di nuove strade e infrastrutture di supporto. Pensate ai parcheggi, alle aree di servizio, agli autolavaggi e i costi degli spostamenti sia a carico della comunità sia a carico del singolo. Il programma gestisce 1,5 miliardi di euro, investendo in quattro tipologie principali di intervento. E come si vede anche dalla slide, gli interventi ferroviari assorbono circa il 65% delle risorse gestite dal programma, confermando quindi l'importanza strategica che queste infrastrutture rappresentano per l'Unione Europea. Come vedete, gli altri assi di intervento finanziati dal PON sono gli interventi portuali e quelli di collegamento stradale o ferroviario a porti e interporti, i cosiddetti interventi di ultimo miglio, che sono quelli che appunto eliminano le strozzature per collegare per esempio le ferrovie dei porti o degli interporti alla rete ferroviaria nazionale. Poi ci sono gli interventi aeroportuali, invece tendono a favorire l'ottimizzazione dei sistemi aeroportuali e il loro interscambio, noi diciamo anche tecnicamente l'interoperabilità con altri sistemi di trasporto, e gli interventi relativi ai sistemi di trasporto intelligenti, cosiddetti ITS, fondati sull'interazione tra informatiche e telecomunicazioni e che consentono di trasformare la logistica dei trasporti in un sistema integrato, nel quale i flussi di traffico, determinati da passeggeri e da merci, sono distribuiti in modo equilibrato tra le varie modalità, in modo tale da perseguire una maggiore efficienza e produttività. E come dicevo, gli interventi ferroviari rappresentano quindi la maggior parte degli investimenti del programma, a dimostrazione della convinzione della strategicità delle ferrovie quale mezzo di trasporto transeuropeo intelligente è sicuro. Molti degli interventi ferroviari realizzati nell'ambito del PON contribuiscono al completamento della TEN-T, di cui avete sentito parlare già prima, no? La Trans Europe Network Transport, cioè la rete di trasporti transeuropea, per integrare appunto i sistemi di trasporto nazionali in un sistema di trasporto europeo e quindi favorire attraverso la libera circolazione di persone e merci il raggiungimento del mercato unico, presupposto fondamentale per la crescita economica e la competitività di tutti i territori dell'Unione Europea. Molti degli interventi sono propedeutici al cambio di modalità di trasporto, cioè allo shift modale, da gomma a ferro per il trasporto merci e passeggeri e si configurano come abilitatori o almeno facilitatori della transizione verso modalità di trasporto maggiormente ecologiche e sostenibili, contribuendo quindi alla lotta contro il cambiamento climatico. E per avere un'idea, basta guardare in basso a destra nella slide, dove si vede che passando da un'automobile al treno, la quantità di anidride carbonica prodotta per passeggero, per chilometro percorso, passa da 300 grammi ad appena 36. La mappa, adesso nella slide, fornisce un'idea dei territori interessati dagli interventi ferroviari che il PON finanzia. E sono 3 in Campania, altri 3 in Puglia, 7 in Calabria e 6 in Sicilia. Le linee azzurre, le linee blu, rappresentano gli interventi lungo le tratte ferroviarie. Le icone circolari a sfondo arancione sono gli interventi invece sui nodi ferroviari. Quelle a sfondo giallo sono relative agli interventi di ultimo miglio e infine l'icona verde rappresenta un intervento di messa in sicurezza del territorio, quali possono essere quelli di prevenzione di frane o dissesti idrogeologici. Ma quali sono i principali obiettivi? I principali obiettivi degli interventi ferroviari, che in ogni caso modernizzano le direttrici prioritarie che attraversano l'Italia, quali per esempio la Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria e la Messina-Catania-Palermo, servono anche per aumentare la competitività delle regioni del Mezzogiorno,
supportandone lo sviluppo infrastrutturale e aumentando l'affidabilità delle proprie infrastrutture, con interventi che possono essere di potenziamento, raddoppio o velocizzazione delle tratte che interessano la rete ferroviaria portante a servizio dei flussi di traffico passeggeri e merci. Servono ancora a potenziare la modalità ferroviaria a livello nazionale. Quindi il programma in sostanza permette di ottenere benefici soprattutto per gli abitanti delle regioni interessate, ma in generale per tutti i cittadini italiani ed europei. E tra questi benefici possiamo citare la riduzione dei tempi di percorrenza, il miglioramento degli standard di sicurezza e l'affidabilità delle infrastrutture, l'ampliamento delle possibilità di spostamento in treno in termini di località raggiungibili, capacità di trasporto, orari di fruibilità e ancora l'aumento della sostenibilità del sistema trasporto nazionale e quindi il miglioramento delle condizioni ambientali. Per concludere su questo intervento e farvi entrare per quanto possibile nel vivo di uno degli interventi del PON, vi racconto la storia di un grande progetto, la variante alla linea Napoli-Cancello sull'itinerario Napoli-Bari. Nella slide vedete appunto un tracciato orientativo di quello che è il tratto tra Napoli e Bari. Immaginate che oggi non esiste un collegamento diretto tra Napoli e Bari. Da Napoli bisogna recarsi a Caserta, dove si cambia e si prende un altro treno per arrivare a Bari. Il tempo di percorrenza, nonostante la distanza sia di poco più di 250 km, è superiore alle 4 ore. L'intervento per intero, che sarà concluso poi nel 2027, prevede interventi di raddoppio e di variante all'attuale tracciato per aumentare la capacità di traffico della linea e la velocità dei collegamenti. Fra questi ci sono due interventi finanziati da questo PON, la variante Napoli-Cancello, che permetterà l'integrazione dell'itinerario con la linea di alta velocità ed alta capacità, e l'intervento di raddoppio e velocizzazione della tratta successiva Cancello Prasso Telesino. Il costo complessivo dell'intera opera, da Napoli fino a Bari, che rappresenta una grandissima opportunità di rilancio per il sud dell'Italia, è di circa 5 miliardi e 800 milioni di euro. La tripolazione Roma-Napoli-Bari consentirà di costituire un polo centro meridionale di grande importanza, con servizi di elevata qualità. L'asse trasversale Napoli-Bari, in particolare, assumerà un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno, perché riconnette due aree, quella napoletana e quella barese, all'interno della Campania e della Puglia, che da sole raggiungono una quota di oltre il 40% della produzione di mercato del meridione. Inoltre, attualmente, il traffico viaggiatori e merci tra le due città si svolge per la maggior parte su gomma e quindi l'ultimazione della nuova linea contribuirà notevolmente a ridurre le emissioni di anidride carbonica. L'intervento alla variante Napoli-Cancello è inserito tra quelli considerati grandi progetti per via delle sue dimensioni finanziarie. È un progetto di circa 813 milioni di lire con 152 finanziati dall'Unione Europea. Il progetto fa parte, appunto, come abbiamo detto, del corridoio TEN-T che attraversa l'Europa verticalmente, correndo dalle terre scandinave fino all'estremo sud dell'Italia, e a Napoli si sfiocca per raggiungere la parte orientale dell'Italia, cioè verso Bari. Questo intervento prevede un nuovo tracciato di circa 15 km e mezzo, delle nuove stazioni e nuovi apparati. I lavori che sono appunto in capo al beneficiario RFI, Rete Ferroviaria Italiana, hanno preso l'avvio nel novembre del 2018 e dovrebbero essere completati per il 2023. Questa variante contribuirà a connettere meglio le aree interne del Mezzogiorno, ad aumentare la competitività del trasporto su ferro e a migliorare la qualità dell'ambiente grazie all'abbattimento dei livelli di inquinamento sia atmosferico che acustico. Tra i grandi tesori e insegnamenti ricevuti dagli antichi romani ci sono senz'altro le strade, gli acquedotti e il diritto. Dalla storia quindi noi abbiamo appreso che per far crescere un territorio
Già 2000 anni fa i romani avevano capito che per rendere sostenibile il suo sviluppo è necessario prima arrivarci e costruire dunque l'infrastruttura di trasporto, poi portarvi la vita, ossia l'acqua, e infine definire buone regole, il diritto con cui governarlo. Sembra che a più di 2000 anni di distanza uno di questi compiti sia rimasto fondamentalmente lo stesso: raggiungere più comodamente i luoghi che sono ancora oggi scarsamente accessibili, in modo tale che il viaggio all'andata o al ritorno sia sempre di più un'opportunità e non un obbligo. E gli interventi ferroviari del PON 1420 sono senz'altro il prodromo di chi va in questa direzione. Spero in questi minuti di essere riuscito a trasferirvi alcuni dei vantaggi del trasporto ferroviario e quindi gli interventi finanziati dal PON. Il mio Ingegnere, intervento finisce qui. Io vi ringrazio, vi auguro buona giornata. grazie a lei perché è stato anche questo un intervento molto interessante. Non ero a conoscenza di questi sviluppi futuri della ferrovia, che sicuramente sono molto importanti per il rilancio dei territori del sud. Anche io sono del Trentino, sono della provincia di Caserta e quindi mi fa piacere sapere che in quelle terre si sta muovendo qualcosa. Volevo ringraziarla, volevo dire ai partecipanti se avete delle domande per l'ingegnere. L'ingegnere si deve assentare, ma poi potrebbe rispondere alle domande a fine diciamo sessione, verso le 11 e un quarto. Però vedo che per ora non ci sono domande. Quindi, ingegnere, qualora le dovessimo raccogliere, possiamo poi rivederci in fine giornata verso le 11 e un quarto per evadere eventuali domande. Grazie mille per Perfetto, questo intervento. grazie Ora lascio a la voi. parola al dottor Angelotti della regione Friuli Venezia Giulia. Il professor Angelotti ci parlerà del treno Micotra e del progetto strategico CrossMondi. Questi sono dei progetti che sono stati finanziati, cofinanziati con fondi Interreg nella regione Friuli Venezia Giulia. Io ringrazio il dottor Angelotti per la sua partecipazione. Abbiamo avuto già il piacere di averlo come nostro relatore in occasione dell'evento sulla mobilità sostenibile e quindi dove ci aveva presentato quell'interessante progetto Interreg Alpe Adria per quanto riguarda il corridoio ciclabile. Prego, dottore, può cominciare? Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Casaldi e il suo staff per aver organizzato questa interessantissima giornata, mattinata formativa. E ringrazio in particolar modo per quelle che sono state considerate già considerate due buone pratiche anche a livello europeo. Mi chiamo Massimiliano Angelotti, rappresento la Regione Friuli Venezia Giulia, lavoro per la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, che ha tra le varie competenze i temi della mobilità, del trasporto pubblico locale, dei lavori pubblici e delle infrastrutture in generale. E quanto mi appresto a condividere con voi sono due esperienze che abbiamo maturato negli scorsi anni a livello transfrontaliero grazie a questo Interreg. Stiamo avendo qualche problema, sentiamo molto rimbombo. Riproviamo un attimo. Sentite meglio? Pare di sì, proviamo. Ok. Allora, il primo dei due progetti è il progetto Micotra, che è stato portato avanti, proposto dalla nostra regione in collaborazione con il Land Carinzia, nell'ambito del programma Italia-Austria, Interreg Italia-Austria, 2007-2013. Credo che ci sia un microfono aperto, sento dei disturbi anch'io sulla rete. Com'è Chiedo nato a questo progetto? tutti quelli interessati di disattivare i microfoni cortesemente, anche alla dottoressa Scordino e anche al dottor Tornambè, alla dottoressa Ferratelli. Vi chiedo cortesemente di disattivare i microfoni.
Grazie. Prego. Grazie, dottor Cataldi. Cosa ha voluto fare la Regione Friuli Venezia Giulia? Innanzitutto ha voluto cogliere l'opportunità fornita dai programmi di cooperazione transfrontaliera Interreg con le regioni e gli stati contermini di Austria e Slovenia per superare delle criticità esistenti, contingenti ed esistenti sui collegamenti transfrontalieri sostenibili, in particolare sui collegamenti ferroviari in aree transfrontaliere e criticità che sono tuttora un elemento attenzionato dalla Commissione europea perché anche oggi abbiamo nell'Unione europea molte aree che hanno dei confini in comune dove non ci sono servizi di trasporto ferroviari transfrontalieri. Quindi da dove è partita la prima esperienza? Il treno Micontra, che è il treno di cui vi parlavo prima, che è stato avviato con il programma Interreg Italia-Austria, è legato innanzitutto all'acquisizione delle competenze da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporto ferroviario e estesa anche al trasporto ferroviario transfrontaliero. E poi dalla decisione di condividere con i vicini colleghi dell'End Carinzia l'opportunità di superare quella che era allora un'attuale mancanza di collegamenti ferroviari passeggeri che erano stati interrotti dagli operatori che all'epoca li avevano istituiti. L'area di riferimento è un'area che ha caratteristiche di bassa densità di popolazione, come vedete qui il confine con la Carinzia, mentre questo è il confine che ha la nostra regione con la Slovenia, la vicina Slovenia, e quindi c'era al stesso tempo anche la necessità di utilizzare e sfruttare un'infrastruttura che era stata realizzata nei primi anni 2000 e che consentiva di mettere in atto dei servizi ferroviari a carattere transfrontaliero senza alcun ostacolo o impedimento di natura infrastrutturale. Infatti questa infrastruttura ferroviaria realizzata negli anni 2000 ha preso il posto di un vecchio tracciato ferroviario che è stato poi negli anni riconvertito in itinerario ciclabile e mi faccio riferimento proprio alla ciclovia Alpe Adriatica, che è quella che collega Salisburgo a Grado, quindi la montagna austriaca al mare Adriatico, e che corre lungo l'attuale anche linea ferroviaria, garantendo, come è stato evidenziato anche dai relatori che mi hanno preceduto, la possibilità dello sviluppo dell'intermodalità treno-bicicletta. La Regione Friuli-Venezia Giulia quindi si è fatta promotore di questo progetto Interreg, lo ha presentato, è stato approvato e con i partner di progetto che includevano anche due operatori ferroviari, per l'Austria, le ferrovie austriache Quebec, sezione passeggeri, e una società in Austria, la regione Friuli-Venezia Giulia, le ferrovie Udine Civitale. E grazie a questa collaborazione tra enti ed operatori è stato possibile mettere in atto un collegamento trasfrontaliero passeggeri tra Udine e Villacco, con diverse fermate lungo il territorio italiano ed austriaco, che consente anche ai passeggeri di viaggiare con le biciclette al seguito e in questo modo sfruttare le opportunità date dalla citata ciclovia Alpe Adria. Poi nel 2018, attraverso un ulteriore progetto Interreg, questo collegamento è stato esteso nei fine settimana anche fino a Trieste, consentendo quindi di avere un collegamento diretto tra Trieste ed Austria. Questo è il percorso del treno, andate da Udine fino a Villacco, questo è il confine tra Italia e Austria, nella località di Tarvisio, che è l'ultima stazione. E questo è l'esempio dell'orario che è stato messo in atto, ci sono due coppie di treni al giorno che viaggiano lungo questo itinerario e gli orari sono stati concordati in modo tale da consentire ai viaggiatori di poter anche estendere il proprio viaggio, sia una volta arrivati a Villacco verso Salisburgo o verso Vienna, oppure una volta arrivati a Udine verso Trieste o verso Venezia. Quindi inserendo questo collegamento nella rete dei collegamenti nazionali dei due paesi operati anche da altri operatori ferroviari. E come dicevo prima, è un collegamento che ha dato ulteriore sviluppo all'intermodalità bici-treno, che è stata poi anche il fattore di successo di questo
collegamento, che ha visto crescere, che è nato all'interno del progetto Interreg, ed è, la fase sperimentale è durata un anno, ma prima ancora finisce la fase sperimentale, la regione Friuli-Venezia Giulia e l'Emilia Carinzia, proprio grazie al successo in termini di passeggeri trasportati, di biciclette trasportate, hanno deciso di investire le risorse dei propri bilanci per garantire la continuità di questo collegamento che è tuttora esistente e che ha avuto, come si possono riscontrare da queste slide, da questa slide qui, un numero crescente di utilizzatori, di fruitori. Qui trovate i dati relativi ai passeggeri transfrontalieri trasportati dal 2016 al 2019, con un numero sempre crescente, e ancora più significativo la crescita numerica realizzata anche nel numero di biciclette caricate, a testimonianza del successo di questa linea all'insegna dell'intermodalità bici treno. E infatti la ciclovia Alpe Adria che citavo prima corre lungo la linea ferroviaria e consente a coloro che la percorrono di interrompere il proprio viaggio e proseguirlo via treno oppure di arrivare a destinazione e ritornare attraverso il treno. I forti dell'esperienza che abbiamo realizzato nella programmazione 2007-2013, con la programmazione europea 2014-2020, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha cercato di porre in essere un'iniziativa analoga in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture della Repubblica di Slovenia, con Trenitalia e con le ferrovie slovene, ponendo in essere un progetto strategico che si chiama COSMOBI come acronimo e che è legato allo sviluppo della mobilità sostenibile su base transfrontaliera, anche qui all'insegna dell'intermodalità. Anche in questo caso si è voluto dare una risposta a una carenza di, anzi, non soltanto l'assenza dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri tra Trieste e Lubiana, la capitale della Slovenia, assenza che risale al 2008, quando sono stati interrotti gli Eurocity che collegavano Venezia a Budapest. Da quella volta non sono stati più resi disponibili servizi ferroviari a favore di coloro che volessero portarsi con una mobilità sostenibile e quindi utilizzare le infrastrutture esistenti per recarsi in Slovenia o viceversa utilizzando il treno. Il progetto trasfrontaliero CrossMobi ha dato questa possibilità e grazie alla collaborazione con i citati operatori ferroviari, a partire dal 9 settembre 2018 sono stati riattivati i servizi trasfrontalieri passeggeri lungo l'asse Udine, Trieste e Lubiana, con anche in questo caso, come nel caso del treno Micotra, due coppie di treni al giorno, quindi due treni in andata e due treni in ritorno. Questo è il percorso che il treno fa tra Trieste e Lubiana, un percorso piuttosto tortuoso soprattutto in territorio sloveno, legato al fatto che si utilizza la storica ferrovia realizzata ancora ai tempi dell'impero austrogiaco che collegava Vienna a Trieste e che come tale non consente ai treni di raggiungere particolari velocità, ma questo è un problema che non viene affrontato da CrossMobi perché CrossMobi mette a disposizione un collegamento ferroviario che, come vedrete dopo, tocca diverse località e che non è nato come collegamento intercity. L'importanza e la valenza di questo collegamento è stata anche testimoniata dalla partecipazione all'evento inaugurale da parte dell'allora commissaria europea ai trasporti, la slovena Violeta Bulc, dall'allora ministro alle infrastrutture della Repubblica di Slovenia e anche da un rappresentante del governo italiano, oltre che dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Qual è il materiale rotabile impiegato? Anche in questo caso la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione di fatto il materiale rotabile che ha acquistato negli scorsi anni, l'ho messo a disposizione a Trenitalia perché è un materiale rotabile che è in grado di circolare sia sul territorio italiano che su quello sloveno. Come vedete qui sono treni che possono portare fino a 276 passeggeri e possono alloggiare fino a 30 biciclette. La particolarità è anche legata al fatto che questo non c'è un cambio di treno al confine, nell'ultima stazione ferroviaria prima del confine sloveno c'è un cambio da parte dello staff a bordo, allo staff di Trenitalia subentra in territorio sloveno
lo staff del Ferrovie Slovene e così avviene in senso contrario, a testimonianza della collaborazione in atto tra gli operatori stessi. Questo è un esempio dell'orario del treno, la percorrenza, la durata e le fermate. Come vedete, ce ne sono diverse di fermate e la caratteristica di questo treno è quella di consentire un viaggio lento che tocca i principali centri di interesse naturalistico, culturale e turistico lungo il tragitto e come tali quindi di dare la possibilità alle popolazioni che abitano in queste aree di muoversi attraverso l'asse ferroviario e anche in questo caso di raggiungere Lubiana o Trieste per poi innestarsi sulle rispettive reti nazionali e raggiungere Venezia piuttosto che Maribor o addirittura l'Austria attraverso la Slovenia. Per rilanciare questo collegamento, le tariffe che sono state concordate sono state calibrate in modo da essere concorrenziali rispetto ai collegamenti su gomma operati da diversi operatori privati e anche in questo caso c'è la possibilità, come dicevo prima, di trasportare le biciclette ad un prezzo che corrisponde alla tariffa giornaliera applicata sul territorio anche italiano, dato in Italia. Il numero di passeggeri trasportati è stato piuttosto incoraggiante, qui vedete i dati nel periodo sperimentale che è durato dal settembre 2018 al 31 dicembre 2019, il totale di 31.218 passeggeri transfrontalieri, qui sono soltanto considerati coloro che hanno viaggiato attraverso il confine, non coloro che si sono fermati lungo la propria tratta nazionale. Mentre per una valutazione rispetto ad un anno solare intero, questi sono i dati forniti dai due operatori per l'anno 2019 e come era ben facile prevedere sono stati i mesi estivi, i mesi in cui hanno registrato un'affluenza maggiore, con picchi che si sono anche registrati nelle festività di dicembre. Collegandomi anche alla presentazione precedente dell'ingegner Di Martino, questo è un raffronto tra, a testimonianza della sostenibilità dei collegamenti ferroviari rispetto all'uso dell'automezzo proprio, una testimonianza dell'impatto sulle emissioni di un treno rispetto a un autoveicolo Euro 4 diesel con 1,5 passeggeri a bordo. Qui finisce la mia presentazione, volevo sottolineare ancora una volta l'aspetto che questi progetti sono stati realizzati nell'ambito di progetti Interreg cofinanziati dall'Unione Europea, a testimonianza del fatto che si possano attivare anche servizi ferroviari e non solo limitarsi all'attività di studio e di analisi, e dando in questo modo delle risposte concrete ai bisogni delle popolazioni che abitano in queste aree, ma anche a vantaggio del turismo di queste aree stesse e all'insegna sempre di una mobilità sostenibile e verde. Grazie di nuovo a tutti, sono disponibile a qualsiasi quesito. Grazie mille, dottor Angelotti, anche per questa interessante iniziativa. Ora dal Friuli andremo in Sicilia. Volevo chiedere soltanto fare una precisazione per tutti coloro che hanno avuto problemi nel collegamento iniziale. Questo webinar sarà videoregistrato e messo a disposizione sulla pagina dell'evento tra qualche giorno, quindi chi dovesse aver perso la parte iniziale del webinar può riascoltarla poi in modalità asincrona tra qualche giorno, quando appunto metteremo il link sulla pagina. Dottor Angelotti, grazie mille. E ora passiamo appunto dal Friuli in Sicilia con Marco Tornambè della regione siciliana che ci parlerà invece di questo treno Europe Love Sicily e i treni POP. Grazie mille, dottor Tornambè. Grazie Claudia, grazie a tutti. Buongiorno intanto, grazie per avermi consentito di partecipare a questa interessante giornata che al di là delle informazioni che vi voglio rendere con questa iniziativa che abbiamo portato ultimamente come Regione Sicilia, mi ha dato, diciamo, una serie di spunti di riflessione sulle varie iniziative che si stanno gestendo in ambito ferroviario in Sicilia e non soltanto in Sicilia,
ma anche sul concetto di ferrovia. Io intanto sono Marco Tornambè, mi occupo della comunicazione del FESR Sicilia da diversi anni, precedentemente di la comunicazione di tutti i fondi europei in Sicilia, e sono stato contattato appunto da Claudia Salvi per darvi informazioni su quello che si sta realizzando nel settore, diciamo, ferroviario, e nello specifico, quello che a me interessa di più, il problema della visibilità degli interventi finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato italiano naturalmente, nel nostro territorio, perché quello poi è il mio, diciamo, core business, cioè io ho necessità di rendere visibili interventi che al di là di tutto, ecco, non sarebbero mai, diciamo, venuti a conoscenza, oppure scarsamente venuti a conoscenza. Le fragilità del nostro sistema ferroviario le conosciamo. Sappiamo che il 90% del traffico passeggeri in Italia è su strada, soltanto il 6% è quello ferroviario, contro una media europea dell'8%. Quindi, al di là dell'aspetto delle infrastrutture, anche il materiale, diciamo, rotabile è considerato, diciamo, fragile, sia da un punto di vista di comfort, sia da un punto di vista di ecosostenibilità. Ed è anche per questo che in Sicilia abbiamo investito su una dotazione, diciamo, di treni di ultima generazione elettrica per il trasferimento, diciamo, dei cittadini, dei clienti, delle ferrovie dello Stato in modalità comfort. Sono arrivati infatti questi treni cosiddetti pop di ultima generazione, seguono, come vedete, il ritmo musicale, si partiva dai minuetto, si passava i jazz, poi il rock, il pop, per indicare appunto un trend che le ferrovie dello Stato volevano portare avanti. E allora ci siamo posti, diciamo, la domanda, dice, arrivano tutti questi treni elettrici in Sicilia, come facciamo a rendere particolarmente visibile l'intervento? Noi dobbiamo fare sapere ai cittadini che l'Europa è presente nel nostro territorio. E a questo punto l'idea che ci è venuta, diciamo, immediatamente è quella di creare, individuare un brand, una modalità, diciamo, di promozione del treno, che è un treno comunque bello, che arriviamo in Sicilia, attraverso, diciamo, questo brand con hashtag Europe Love Sicily, l'Europa ama la Sicilia. Il progetto era un progetto di oltre 165 milioni di euro, come vedete nella slide, che prevedeva l'acquisto di 21 treni. Treni che sono riciclabili al 95%, quindi anche l'aspetto dell'impatto, della sostenibilità dell'intervento, che già di per sé, per essere ferroviario e non stradale, ovviamente consente, diciamo, un risparmi non soltanto in termini energetici, ma anche risparmi in termini di impatto ambientale, e possono viaggiare appunto a una velocità sufficiente per il territorio, anche considerata la fragilità della nostra attuale rete ferroviaria, 160 km orari, con 530 persone, oltre 300 posti a sedere. Ogni treno, qui sarà contenta la dottoressa Salvi, dispone di portabiciclette di serie e grazie all'intervento della Regione Sicilia i cittadini possono trasportare gratuitamente le loro biciclette attraverso appunto questo mezzo. Per quanto riguarda l'hashtag che siamo riusciti a trovare, l'hashtag è questo di Europe Love Sicily, che vuole rappresentare appunto un percorso di comunicazione. Abbiamo cercato di personalizzare questi treni dando appunto questa etichetta. E come abbiamo fatto per cercare di rendere questi treni Europe Love Sicily, appunto? Attraverso un progetto grafico. Un progetto grafico che abbiamo, diciamo, creato anche unitamente al nostro assessorato alle infrastrutture, andando direttamente all'Acum, l'azienda che ha, diciamo, costruito questi treni, e provando a ricostruire la livrea degli stessi treni, richiamando da una parte le 12 stelle dell'Unione Europea, dall'altra i colori della Regione Sicilia, il rosso e il giallo. Quindi, come vedete, questo è il risultato. Abbiamo cercato di rendere comunicabile ai cittadini questo treno, che è un treno bello. Io mi ricordo all'arrivo di sera nella stazione di Palermo del primo treno che arrivava dal Piemonte, la commozione dei ferrovieri a vedere questo treno così bello, i commenti da parte loro, e dice: ma è bellissimo questo treno, non avevo visto treni forse di questa bellezza nel territorio siciliano. Quindi ad oggi, per darvi delle altre informazioni, possiamo dirvi che sono stati consegnati 16 treni sui 21 previsti, e attualmente sono in esercizio sulle tratte Palermo-Messina,
Messina-Catania e Catania-Siracusa. In particolare la tratta diciamo Palermo-Messina, ci tengo appunto a ricordarlo, interessa anche un grande progetto comunitario che è quello del passante ferroviario sulla nostra città, che è completato già al 95%, che consentirà appunto di bypassare il territorio urbano, sono circa 20 km di percorso cittadino, consentendo appunto una riduzione di percorrenza soprattutto dall'aeroporto Falcone Borsellino fino alle località magari turistiche come Cefalù. Quest'estate abbiamo fatto il primo esperimento del treno ferroviario che direttamente dall'aeroporto di Punta Raisi si portava a Cefalù scavalcando la città e quindi dando la possibilità in soltanto un'ora e 20 minuti di raggiungere dall'aeroporto la città di Cefalù. Questa è un'altra modalità, tra virgolette, che si sta cercando appunto di risolvere con l'interazione tra i lavori infrastrutturali sulla rete ferroviaria e i lavori appunto sul materiale rotabile, quali sono appunto questi treni Europlaf Sicily. Continuando il nostro diciamo, intervento di comunicazione è stato diciamo, promosso anche in Commissione europea, tant'è che la stessa Commissione europea ci ha selezionato, siamo stati premiati con questa azione di comunicazione dall'iniziativa Human Region, un'iniziativa che la Commissione europea tramite la DG Reggio porta avanti relativamente ai progetti di comunicazione che vengono fatti da tutte le regioni d'Europa. Quindi questo è uno dei premi che sono stati dati, ma è stato anche selezionato il nostro video che abbiamo realizzato per quanto riguarda il premio Regio Stars Award 2020. È un altro dei premi prestigiosi che in Europa viene dato a progetti di comunicazione sui fondi europei e in questo caso il nostro è stato selezionato dalla Commissione europea tra i 10-15 finalisti tra tutte le 300 regioni europee. Abbiamo a disposizione un video, vorrei farvi vedere se è possibile il video che abbiamo realizzato, inviato alla Commissione europea relativamente a questa iniziativa di comunicazione. Europe Love Sicily non è soltanto uno slogan, è un percorso di comunicazione, è una bandiera ed è un hashtag attuale, al passo con i tempi, amato dai giovani e proprio per questo veicolo di grande modernità. Europe Love Sicily corre sui binari della Sicilia, che è stata la prima regione del sud ad avere i treni POP, un progetto da oltre 165 milioni di euro, finanziato con le risorse del Clio Fest 2014-2020. 21 convogli di ultima generazione, brandizzati con l'hashtag Europe Love Sicily, di cui 8 già in circolazione. 4 carrozze, 4 motori di trazione. Carrozze, 4 motori di trazione. Convogli POP. I convogli POP. I convogli POP possono viaggiare a una velocità Penso che ci siano problemi. Posso viaggiare a una velocità massima di 160 km orari e trasportare fino a 530 persone con oltre 300 posti a sedere. Possono viaggiare a una velocità massima di 165% per avere il minimo impatto. Sì, Claudia, forse ci sono dei problemi tecnici con il video. Sì, guarda, mi dispiace perché era un video interessante, carino, fatto bene, magari se si può ottenere in registrazione. Scusami Marco, possiamo metterlo a disposizione sulla pagina dell'evento, così che i partecipanti ne possono fruire dopo, tanto ormai penso che tu ce lo abbia mandato e quindi
lo mettiamo sulla pagina dell'evento, oltre a caricare la presentazione, carichiamo il Assolutamente sì. video. Peccato perché era molto carino. Grazie, anzi, hai finito o devi dire ancora qualcosa? Sì, volevo, se è possibile, se ho ancora un paio di minuti, giusto un paio di informazioni, volevo dare, visto diciamo, il via che mi ha dato il professore Stefano Maggi sulle ferrovie minori. In Sicilia, sempre con i fondi europei, abbiamo lanciato già da un paio d'anni col Pio Fesr l'iniziativa Treni del Gusto, che è un'iniziativa che mette, diciamo, in risalto in questo caso la lentezza del treno visto come visita del paesaggio. È un'iniziativa che abbina la gastronomia, il cibo, il paesaggio siciliano alle nostre linee, diciamo, i cosiddetti rami secchi, linee minori. Siamo riusciti a fare il treno dei templi, il treno della ceramica, il treno del barocco, il treno dei normanni, il treno dei vini, il treno del pesce, con tanti piccoli itinerari che ci sono stati nel corso degli ultimi 2 anni e ci ripromettiamo di farli, ovviamente Covid permettendo, anche gli anni prossimi, attraverso una convenzione tra la Fondazione Ferrovie dello Stato e Slow Food, per consentire appunto la visione del nostro paesaggio e della nostra alimentazione grazie appunto al mezzo ferroviario, che con la sua lentezza naturalmente può consentire in questo caso una migliore visione di un'atmosfera che è quella nostra siciliana. L'ultima informazione la volevo rendere ai ragazzi del liceo di Trapani, per quanto posso, anche se non sono io un tecnico del settore, sicuramente vi posso parlare di un intervento che è sulla linea ferroviaria Palermo-Trapani, con un intervento di ammodernamento che è in corso con il progetto FESR, con il programma FESR 1420, un intervento di oltre 54 milioni, che è una sorta di aggiornamento e miglioramento della sicurezza della infrastruttura Palermo-Trapani. Il problema grosso è sull'infrastruttura ferroviaria, quindi che era un po' lasciato andare, quindi era necessario un ammodernamento prima oltretutto di fare circolare questi treni, diciamo, moderni. È un tratto di linea per complessivi 75 km, come dicevo io, per oltre 50 milioni di euro, che interessa tutto il bacino, diciamo, turistico del Trapanese e ci aiuta a collegarci naturalmente con l'aeroporto di Birgi, anche in questo caso intermodalità. L'ultima informazione, giusto per chiudere, è l'inaugurazione della nuova stazione ferroviaria dell'aeroporto di Fontana Rossa, che consentirà un arrivo da Messina, naturalmente, prendendo Acireale, Taormina o anche da Siracusa, in tempi, questa volta credibili, direttamente all'aeroporto di Fontana Rossa, quindi riducendo il gommato e il trasporto su strada. Spero di essere stato comunque interessante nella mia esposizione. Per ogni cosa naturalmente mi potete contattare a questo indirizzo di posta elettronica. Ringrazio nuovamente tutti e Claudio Salvi per l'invito. Grazie a te Marco, bellissimi questi progetti che avete in futuro di sviluppare treno abbinandolo appunto a enogastronomia. Penso che sia molto interessante e che sia veramente una grande opportunità di rilancio anche del territorio siciliano. E ora abbiamo un ultimo intervento al quale tenevamo molto perché guardiamo al futuro e guardiamo ai treni ad idrogeno, quindi chiedo gentilmente al dottor Marco Priuri che interviene, diciamo, con una duplice veste, perché sia amministratore delegato di Trenord, ma è anche direttore generale di FNM e quindi ci darà un po' una visione di quelli che è lo sviluppo futuro e quindi dei treni all'idrogeno. Sì, Prego, buongiorno, dottore. grazie per l'invito. Dunque, io non ho una presentazione, nel senso che poi renderò disponibile ovviamente alcune slide che descrivono il progetto, ma ho fatto bene a non mandarla perché sentendo gli interventi precedenti mi sono riscritto quello che volevo dire, quindi sarebbe stato difficile seguirlo con la presentazione. Allora, la prendo un po' larga, nel senso che volevo contestualizzare rispetto anche a quello che ha detto il professor Maggi. Ora, quando parliamo di Trenord e FNM, ora parliamo di FNM che originariamente voleva dire Ferrovie Nord Milano. Questa è una ferrovia che nasce nel 1877, fa il primo servizio nel 1879 e il collegamento è Milano-Saronno.
e quindi sta dentro quel contesto che avete visto e che vi è stato illustrato in maniera molto chiara rispetto alla storia. La cosa interessante, sono capitali del Belgio che fanno questa operazione e nel 1926 Ferrovie Nord si quota alla Borsa di Milano, quindi FNM oggi, che è diciamo l'erede di quella storia, è quotata alla Borsa di Milano. Conosce il declino, come è stato scritto prima, sulle ferrovie in generale, quindi nel 1974 Regione Lombardia diventa l'azionista di maggioranza, quindi il percorso diciamo di nazionalizzazione o pubblicizzazione del mondo ferroviario per quello che è stato descritto in termini diciamo di espansione del trasporto su strada, del sistema autostradale e quant'altro. Nella seconda metà degli anni 90 ricomincia invece la storia, anche qui come è stato detto, 1999 collegamento con Malpensa, quindi noi siamo quelli che colleghiamo Milano Downtown con l'aeroporto di Malpensa, e nel 2004, alla luce delle normative europee, facciamo l'unbundling, siamo la prima ferrovia regionale a distinguere infrastruttura da TOC, da Transportation Operation Company, che è diciamo, quello che è stato richiesto, una delle prime diciamo, evidenze della normativa europea. Il sottoscritto, allora io non sono un ingegnere, non sono un ferroviere, sono un macroeconomico, prestato al settore ormai da molto tempo e come veniva detto nell'introduzione ho questo doppio ruolo. Ora, direttore generale di FNM, FNM oggi è una holding quotata alla Borsa di Milano che partecipa a controllo una quindicina di società nel settore della mobilità, sia persone che merci. Nell'ambito, diciamo così, di questo gruppo c'è anche Trenord. Trenord è l'impresa ferroviaria, è una joint venture 50%, 50-50, FNM da una parte e Trenitalia dall'altra, ed è l'impresa ferroviaria che fa il trasporto regionale, poi con le connessioni anche con altre regioni, in Regione Lombardia. Ora, solo due numeri, perché così poi si capisce il progetto Trenidrogeno dove si inserisce. Ora, quando parliamo di Trenord, parliamo di un'impresa che fa il 30% del trasporto regionale italiano. Lo fa in una regione che appunto è la Lombardia, quindi è la regione più popolata, la regione anche più densamente antropizzata. Per darvi dei numeri per far capire, noi facciamo circa 2200 corse di treni al giorno. Ora, per fare un'offerta di questo tipo dovete sommare Piemonte, Veneto e Lazio. Cioè in Regione Lombardia circolano un numero di treni, a questi vanno sommati ovviamente poi i treni a alta velocità, vanno sommati i treni merci, vanno sommati i treni di lunga percorrenza, quindi c'è un'offerta ferroviaria che parte e destina su Lombardia e si muove in Lombardia che non ha eguali in nessun'altra regione italiana e rende Trenord sostanzialmente paragonabile a un'impresa ferroviaria degli stati europei come l'Olanda, come il Belgio, siamo di quelle dimensioni lì. Questo per far capire che il progetto che andiamo a fare sta dentro un contesto che ha una serie di caratteristiche. Nel 2019, quindi prima del Covid-2020, noi trasportavamo ogni giorno 840.000 passeggeri, che è un numero altissimo, anche qui diciamo un numero che non si ritrova in altre regioni, e facciamo un servizio che è di oltre 42 milioni di treni chilometro. Mediamente le altre regioni ne fanno 20, quelle più grandi. Il che dice che c'è appunto un'enorme offerta ferroviaria perché c'è un'enorme domanda di mobilità, non solo ferroviaria. E il servizio che facciamo in Lombardia è un servizio fatto da tanti servizi, perché noi abbiamo linee S sull'area di Milano, che sono treni di fatto metropolitani, abbiamo i collegamenti fra capoluoghi e Milano, che sono una delle connessioni più richieste in termini di qualità del servizio, e abbiamo poi ovviamente servizi più regionali. L'ultimo elemento di contesto che do, scusatemi, l'ho presa appunto un po' larga, ma è questo, è che se voi guardate all'infrastruttura ferroviaria, quindi anche qui con riferimento a quello che prima il professor Maggi ha illustrato, ora grosso modo in Lombardia la rete ferroviaria è di 2000 chilometri, tra l'altro è una regione in cui ci sono due gestori dell'infrastruttura, c'è Rete Ferroviaria Italiana per circa due terzi e c'è Ferrovie Nord che è la società infrastrutturale 100% controllata da FNM, che ha il suo pezzo di rete, è una concessionaria come Rete Ferroviaria Italiana, nel quadrante nord-ovest della Lombardia. Qual è il tema che abbiamo? Oltre a quell'enorme numero di treni a cui facevo riferimento prima, noi abbiamo che il 50% di questa rete è a binario unico e il 14% non è elettrificato. Ora, dico questo perché questo fa capire che cosa significa costruire un servizio di offerta ferroviaria che possa rispondere alla grandissima domanda di mobilità che c'era nel 19 ma che riprenderà sul piano locale. Io non appartengo a coloro che dicono che la mobilità non ci sarà più. Io sono convinto che un conto è la lunga percorrenza, un conto è la mobilità locale.
la mobilità locale non solo non diminuirà, crescerà. Si modificherà come struttura, meno spostamenti sistematici, più occasionali, ma questa è la scommessa che noi stiamo facendo. Ora, noi facciamo un servizio come quello che ho descritto prima, in un contesto di infrastruttura che ha questi vincoli. In più considerate che a differenza di altre regioni, citiamo Bologna, che ha una stazione passante fantastica, in Lombardia le due stazioni principali, Milano Centrale e Milano Cadorna, che sono le due stazioni delle due reti, RFI e Ferrovie Nord, sono stazioni di testa. Ora, questo vuol dire che c'è una complicazione in più nella organizzazione del servizio. E quindi qui il tema, rispetto a quello che diceva prima in termini di cos'è la ferrovia, cosa può essere la ferrovia in termini di sostenibilità, la sfida che c'è in un territorio come questo è quella di non tanto immaginare che si possano fare tanti altri binari, perché non ci stanno, il territorio non li regge, non è possibile, soprattutto quando si va negli ambiti urbani, evidentemente non c'è più spazio, non c'è più capacità. Ma piuttosto invece quello di capire come si fa a usare meglio la capacità che c'è. Il rettore del Politecnico di Milano, il professor Resta, dice cose molto interessanti a mio parere su questo, rilanciando sul fatto che bisogna cambiare le tecnologie e cambiare le regole di circolazione sull'infrastruttura per consentire treni sempre più vicini, sempre più frequenti, addirittura con l'idea che non esista più l'orario, ma ci sia una frequenza, diciamo così, a intervalli di pochi minuti uno dall'altro. Ma è una sfida interessante che però sta dentro il discorso che stiamo facendo oggi, perché disegna un'altra prospettiva in termini di futuro per quanto riguarda la ferrovia. Adesso andiamo nel merito della questione treni idrogeno. Ora, noi abbiamo una flotta, un asset di flotta di circa 460 treni. Di questi 460, 90 sono treni diesel e purtroppo, ahimè, per noi molti sono ancora proprio vecchi. Abbiamo treni diesel di 30-40 anni che dovrebbero essere in pensione da almeno 20. Questo per ragioni che oggi non è possibile evidentemente toccare. Ora, il tema che ci siamo posti evidentemente è quello di capire come possiamo continuare e sviluppare ulteriormente il tema della decarbonizzazione, quindi in quale direzione muoversi in termini di tecnologie, in termini di combustibili, di fuel e quant'altro. E innanzitutto il tema è come facciamo, diciamo, a non avere più treni diesel nell'ambito della nostra flotta. Poi ci sarebbe da discutere quanto e come il treno elettrico di per sé non inquina, che non è vero che non inquina, ma insomma ci sono tutta una serie di altri ragionamenti. Allora, il nostro approccio è il seguente: noi crediamo che non esista la soluzione, esistono più soluzioni e vanno evidentemente considerate rispetto a quelle che sono le condizioni del sistema, perché è chiaro che la prima risposta potrebbe essere il 14% di rete non elettrificata, elettrificatela. C'è un tema di costi, c'è un tema di impatto sul territorio, c'è un tema di fattibilità, c'è un tema di tempi. E quella può essere una soluzione, ma che non si adatta a tutto. Che soluzione adottare? Allora, intanto noi stiamo cambiando la flotta in maniera radicale, stanno entrando 175 treni nuovi con caratteristiche diverse, una è il POP, che da noi si chiama in un altro nome, ma è esattamente lo stesso treno. E questi 175 treni hanno intanto, sono treni, diciamo così, che sviluppano il treno tradizionale, ma sono treni al 95% biodegradabili che consumano il 30% in meno. Intanto c'è tutto un tema di sviluppo di questo tipo. Ma su questo, proprio perché abbiamo quella struttura di infrastruttura, quella struttura di rete che prima richiamavo e il 14% di rete non elettrificata, noi abbiamo lanciato due progetti. Uno sono i treni a batteria e uno sono i treni a idrogeno. Perché a batteria? Perché ci immaginiamo di poter avere treni tutti elettrici, che sono con pantografo e con batteria, e che possono quindi muoversi su quei pezzi di rete che sono connessi fra di loro e sono parzialmente elettrificati. Poi c'è il treno idrogeno. Ora, perché il treno idrogeno? Il treno idrogeno noi l'abbiamo lanciato sulla Val Camonica, e quindi, per chi ha presente la geografia, Lago di Iseo, da Brescia si sale fino a Edolo. È una linea di oltre 100 km, non elettrificata, praticamente impossibile da elettrificare se non con costi enormi, e la cui lunghezza non consente ad oggi di considerare il treno a batteria come una soluzione. In più è un contesto ambientale molto noto, lì c'è la Franciacorta, i Camuni, è un territorio, diciamo, anche dal punto di vista proprio ambientale molto ricco e molto interessante. Allora, il treno a idrogeno. Noi su lì facciamo girare oggi 14 treni, per circa 1,5 milioni di treni chilometro, e portiamo poco più di 1,5 milioni di persone l'anno. Quindi è una linea che non ha una grandissima domanda, ma che si presta quindi a un'esperienza come questa. Treno a idrogeno perché? Perché la batteria non va bene, perché l'unica alternativa sarebbe continuare col diesel.
E allora ci siamo lanciati in questa scommessa. Quando dico ci siamo lanciati vuol dire Trenord, che è l'utilizzatore del treno, ma FNM capogruppo che investe e ha deciso di comprare i 14 treni che servono per fare questo servizio. Treni che sono esattamente i treni POP, Donizetti, sono questi, ma che invece di avere la trazione, diciamo così, tradizionale, hanno invece, diciamo, la componente che sono, diciamo, le celle e quindi la possibilità di funzionare a idrogeno. Questa è la novità. Abbiamo fatto una scelta di andare su una piattaforma di treno che abbiamo già in flotta. Noi abbiamo comprato circa 50 treni POP, come è stato fatto per Trenitalia in altri pezzi, in altre regioni italiane. E quindi l'idea è di avere una piattaforma tecnologica di treno uniforme, ma avere evidentemente un vettore, diciamo, per poter far girare questo treno differenziato. Quindi 14 treni, ne compriamo 6 in una prima fase e 8 in una seconda fase. Lo sviluppo, il progetto si sviluppa da 2 anni a questa parte che ci stiamo lavorando, fino al 2026 con obiettivo Olimpiadi, e prevede la progressiva messa in servizio di questi treni a partire dal 2024. Il treno è il treno piattaforma Coradia, quindi è il POP che è stato descritto prima, esattamente quel treno lì, col 240 posti, che ha un certo, diciamo che ha una certa velocità, un peso assiale di 18 tonnellate, è quel treno, che però gira a idrogeno invece che girare con energia elettrica. Due fasi, quindi 6 più 8, perché? Perché il tema dell'idrogeno, più che il treno, non la voglio far facile, ma Alstom ha sviluppato, Alstom ha fatto girare il treno Lint in Germania per un certo periodo, ci sono già servizi commerciali fatti con i treni idrogeno. Quindi dal mio punto di vista il tema del treno idrogeno non è tanto sul treno, per carità, ripeto, non la voglio far facile. Stiamo lavorando adesso con Asfisa e con tutti gli interlocutori per definire tutti quelli che sono gli elementi di regolazione, di sicurezza che devono essere garantiti, la circolazione nelle gallerie, quindi progetto tutt'altro che definito e tutt'altro che facile. Ma la tecnologia del treno c'è, i treni fanno già servizio commerciale. La sfida vera nell'idrogeno è il fatto che bisogna produrlo, e bisogna produrlo a un certo prezzo. Ed è per questo che il progetto è un progetto che riguarda tanto l'impresa ferroviaria Trenord, che utilizzerà questi treni, quanto FNM capogruppo, che fa investimenti, e fa in questo caso investimenti in treni, ma non solo, fa investimenti anche negli impianti di produzione. Perché oggi il tema dell'idrogeno è che l'idrogeno green, del quale tutti parlano, costa al chilo dai 10 ai 12 euro, ed è un prezzo che rende insostenibile qualsiasi tipo di progetto. Il prezzo deve essere significativamente ridotto, chi studia dice che bisogna arrivare fra i 2 e i 3 euro, noi ci siamo dati un target, qualcosa che possa essere fra i 5 euro e mezzo e i 6 euro e mezzo, per poter rendere sostenibile il progetto e avere un costo a treno chilometro in qualche modo comparabile col costo che abbiamo oggi col combustibile diesel. Bisogna produrlo, e quindi bisogna produrlo a certe condizioni, ma soprattutto poi bisogna trasportarlo e bisogna renderlo disponibile per il rifornimento ai treni, perché l'elemento trasporto, distribuzione, è un elemento che pesa molto nel costo complessivo dell'idrogeno. Noi abbiamo bisogno di circa 1200 chili giorno per poter far girare i 14 treni che progressivamente entreranno in servizio. E abbiamo ipotizzato di fare 3 impianti, quello di partenza a Iseo, e lo facciamo nella nostra stazione, quindi nella stazione di Rete Ferrovie Nord, su terreni anche di FNM, e questo abbatte totalmente quello che è tutto il tema del trasporto e della distribuzione. Lo facciamo però con una tecnologia che oggi viene definita idrogeno blu, cioè lo facciamo in steam reforming con abbattimento della CO2. Perché questo? Perché questa tecnologia ci consente di lavorare su un prezzo compatibile con l'equilibrio complessivo del progetto. E anche perché in termini di tempi è molto più veloce da realizzare. Il progetto però prevede nel suo sviluppo di avere altri 2 impianti, uno su Brescia e uno su Edolo, quindi ai 2 estremi. Brescia stiamo lavorando con A2A sul termovalorizzatore, a Edolo stiamo lavorando con Enel e Edison, perché ci sono centrali idroelettriche molto importanti in valle, e in quel caso ovviamente l'orizzonte è idrogeno green in senso proprio, quindi prodotto da fonti rinnovabili. E qui c'è la sfida di quanto e come riusciremo a gestire in maniera adeguata il prezzo e quanto e come riusciremo a produrre questo idrogeno il più vicino possibile, o con costi di trasporto meno rilevanti, per poter poi consentire il rifornimento dei treni e il funzionamento dei treni.
grosso modo con un pieno, diciamo così, noi riusciamo a fare 600 chilometri. Questo ci consente evidentemente di essere in qualche modo competitivi con l'attuale costo del combustibile diesel. Il progetto si chiama Hydrogen Valley perché noi siamo partiti dal treno, abbiamo organizzato la domanda, abbiamo detto serve idrogeno per far circolare i treni, come facciamo a produrlo e dove lo produciamo, ma abbiamo anche detto il treno è la leva che consente all'intero territorio di sviluppare anche la tecnologia idrogeno per il resto della mobilità. E quindi l'ambizione del progetto è quello che progressivamente, entro il 2026, a idrogeno possono circolare almeno una parte degli autobus che fanno trasporto pubblico locale e rendere disponibili le stazioni di rifornimento dell'idrogeno che andiamo a realizzare, diciamo, vicino agli impianti, anche per altri tipi di mobilità, considerata anche la mobilità merci. È un primo progetto di Hydrogen Valley che vuole essere anche scalabile, esportabile, quindi diciamo l'esperienza che stiamo costruendo e accumulando possa diventare utile anche per quelli che sono altri attori. Chiudo con una affermazione forse politicamente scorretta rispetto al contesto. Vedete, io mi occupo di mobilità da moltissimo tempo, ho lavorato a livello internazionale nel gruppo Arriva per 10 anni, avendo spostato 10 paesi, quindi ho visto, diciamo, soluzioni differenti. La mia visione è la seguente: non esiste la soluzione tecnologica, non esiste la soluzione, esistono più soluzioni complementari e adattabili ai diversi territori e alle diverse esigenze, ma anche il futuro del treno, che oggi è stato molto ben rappresentato da chi mi ha preceduto. Noi crediamo che il treno potrà continuare in questa sua fase di sviluppo se sempre più si concepirà come parte di un sistema della mobilità. Il treno va fatto dove serve il treno. Il treno serve per portare 1.000 persone, non 50 persone, a meno che si facciano treni dedicati, di tipo turistico, ma per la mobilità, diciamo, quella che tutti i giorni richiede di potersi muovere, il treno va usato per quello che serve il treno. Da qui la sfida di vedere il treno, oltre all'evoluzione tecnologica, oltre all'evoluzione infrastrutturale, oltre alla possibilità di far crescere la capacità in termini infrastrutturali nei diversi modi, più binario o tecnologia differente, la sfida vera sta nel capire di inserire il treno nel contesto della mobilità, perché tutta la mobilità sta diventando green. I motori diesel diventeranno motori idrogeno, la batteria ormai è un elemento che tutti conosciamo. Quindi il tema della compatibilità ambientale non può più essere risolto dicendo il treno per definizione è il più green. Il treno sicuramente è il più green, ma il treno fa il treno e dà il suo contributo rilevantissimo nello sviluppo della mobilità se lo concepiamo dentro un sistema. Ed è il tentativo che stiamo facendo come gruppo FNM, al punto che ci siamo comprati un'autostrada che è la Milano-Serravalle. Grazie. Grazie mille a lei. Sì, sicuramente questa sua riflessione finale è molto interessante, dottor Priuri. Io ringrazio tutti i relatori, però volevo lasciare appunto, siccome c'è qualche domanda, abbiamo chiesto di poter stare in aula qualche minuto in più per rispondere alle domande da parte dei partecipanti. Però prima di farlo volevo ringraziare tutti i relatori. Gli interventi sono stati tutti molto interessanti, tanto è vero che tra noi staff stavamo addirittura riflettendo sul fatto se ripetere un evento diciamo verso l'autunno sempre su questo tema, perché secondo noi è molto interessante e quindi vale la pena un po' insistere su questi argomenti anche per sensibilizzare sempre di più la cittadinanza su questi temi. Allora, volevo partire innanzitutto con una domanda che viene proprio dal team del liceo Fardella Ximenes di Trapani, questo team Via col Treno 2.0, e abbiamo questa domanda per l'ingegner Di Martino che riguarda il progetto della tratta ferroviaria Palermo-Trapani via Milo. E i ragazzi chiedono: quale sarà secondo lei l'impatto socio-economico dell'opera? Allora, intanto grazie ai ragazzi, come dire, intelligenti, e ottima domanda. Io faccio una premessa. Noi non studiamo l'analisi costi-benefici degli interventi, perché questo non è un grande progetto, ma sicuramente dal punto di vista ambientale io mi sento di dire che sarà un grandissimo intervento, perché l'eliminazione delle vetture a diesel e l'elettrificazione della tratta
comporterà un abbattimento notevole delle emissioni di CO2 in atmosfera. Non solo, ma l'elettrificazione dovrebbe, che questo vado, come dire, è una mia personalissima interpretazione, quindi non suffragata da dati ufficiali del MIMS, del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Sicuramente l'elettrificazione va nella direzione di quello di cui parlavo prima, cioè raggiungere un posto è fondamentale per il suo sviluppo, quindi potrà contribuire sia allo sviluppo turistico di quest'area, sia al miglioramento della qualità ambientale. Mi permetto di aggiungere un'altra cosa molto personale, non so se sta cosa farà rumore oppure no, ma non voglio, come dire, disturbare nessuno. Io sono però convintissimo che fino a quando gli italiani e soprattutto i siciliani non si faranno persuasi, per dirla alla Montalbano maniera, che è necessario un collegamento fisico tra la Sicilia e il resto dell'Italia, la Sicilia sconterà molto i suoi ritardi. Quindi chiamatelo ponte, chiamatelo galleria, chiamatela fune attaccata, ma c'è bisogno di un cordone ombelicale che leghi questa terra all'Italia. In Europa si fanno decine, centinaia di progetti che collegano la Danimarca con la Svezia, e nessuno ne dice niente. Sotto la Manica c'è una galleria che è 30 miglia marine, cioè 54 chilometri. Noi a volte veramente dico siamo minimalisti quando pensiamo a cose che possono invece solamente portare sviluppo al nostro territorio. Qualcuno dirà quella è zona sismica, è vero, io sono un ingegnere, sono solo un ingegnere civile, marittimo perché sono napoletano, quindi, però mi permetto di ricordare a tutti quanti che all'Aquila una decina d'anni fa c'è stata una bella schicchera, un terremoto dell'Aquila, ancora se lo ricordano le persone, i ragazzi, non lo so, i ragazzi di Trapani se l'hanno conosciuto il terremoto dell'Aquila. Ebbene, sotto l'Aquila passa la galleria più lunga d'Italia, quella del Gran Sasso. È quasi 11 chilometri. Quindi io sono convinto che dal punto di vista ingegneristico una soluzione tecnica al collegamento fisico tra Sicilia e il resto dell'Italia si possa trovare. C'è una volontà, come dire, di carattere poi decisionale, politica, però probabilmente un collegamento fisico potrebbe contribuire al rilancio di questa terra. Quindi ben venga l'elettrificazione della Palermo-Trapani, ben venga la velocizzazione tra Messina, Catania e Palermo. Io mi auguro che un giorno con serenità si possa anche valutare la fattibilità di un collegamento fisico tra la Sicilia e il resto dell'Italia, in modo tale che poi da Palermo, per arrivare a Roma, non ci vorranno 15 o 16 ore, ma ci vorrà un tempo minore. Potrebbe essere il treno una valida alternativa. Mi sono Abbiamo ancora un taciuto. paio di domande per lei, uno da parte di Gaetano Monterosso, che desiderava chiederle se per la linea CTSR è previsto il raddoppio e quando. Allora, intanto in generale a Gaetano dico, questa è la domanda che andrebbe posta a RFI, e no, noi ci occupiamo del finanziamento del PON, siamo la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio e finanziamo gli interventi del PON. Sicuramente all'interno del PON oggi è prevista la velocizzazione della tratta Bicocca-Targia, e praticamente Bicocca è vicino Catania e Targia è a ridosso di Siracusa. Io mi permetto di osservare, questo insomma lo voglio dire a tutti, per fare capire poi l'importanza dello sviluppo delle ferrovie. Oggi se si va in macchina da Bicocca a Targia, con un percorso di circa 60 km, si impiega al massimo un'oretta. Se andate sul sito di Trenitalia, per fare Bicocca a Targia col treno ci vogliono 3 ore e 20. Quindi capirete perfettamente. La velocizzazione è prevista su un tratto di circa, diciamo, 40 km circa, sui 70, e dovrebbe portare a una riduzione almeno del 10% del traffico.
Oggi ci sono dei cambi da fare, quindi questa è la risposta. La velocizzazione è prevista dal PON almeno sulla tratta Bicocca-Tarca. Perfetto, grazie. Abbiamo un'ulteriore domanda, ingegnere. Lo sviluppo delle ferrovie beneficerà della disponibilità di energia rinnovabile a basso costo e per le tratte non elettrificate sono già disponibili treni a idrogeno. Nel PON o strumenti di finanziamento dedicati ci sono progetti di sistema che mettano insieme l'aspetto energetico con quello trasportistico? Al momento ufficialmente no, ci sono dei progetti pilota che anche il RFI sta cominciando a portare avanti, ma non c'è ancora nulla, diciamo, di definitivo per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o alternative legate all'uso invece del treno. Perfetto. Ora c'è una domanda, ma non so chi può rispondere, quindi chiedo a tutti i relatori di intervenire qualora conoscano la risposta. Mi premerebbe sapere se sono previsti investimenti per eliminare i passaggi a livello presenti lungo la strada Cassia. Lo percorro quotidianamente per il lavoro il tratto Torrenieri-Siena fino a Siena, capoluogo, e devo affrontarne ben tre. Nel 2021 questa mi sembra semplicemente una cosa incredibile, specialmente considerando la grande viabilità presente nel tratto. Questo è più da Ferrovie dello Stato, forse questa... No, io le posso dirvi che siccome il PON si occupa, come abbiamo detto all'inizio, delle regioni meno sviluppate d'Italia, quindi della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, non rientra nelle nostre competenze, diciamo, l'occhio su quell'altra parte, sulla parte migliore dell'Italia. Quindi io non sono... Posso rispondere? Sì, sono trovato a rispondere. La Cassia sì, è Siena. Sì, certo. Prego. Certo. Per competenza territoriale, sono Stefano Maggi, rispondo io per competenza territoriale. E dunque, c'è un progetto di strada da Monte Ronidardi a Siena che dovrebbe cambiare completamente il tracciato. Che io sappia, in questo momento non c'è un progetto invece per i passaggi a livello, che sono sulla Cassia due a buon convento e poi ce n'è un altro, quindi sono tre complessivamente. Tra Buon Convento e Siena, quindi anche tra Torrenieri e Siena sono complessivamente tre. Ci sono pochi treni su quella ferrovia che andrebbe invece rilanciata. I passaggi a livelli vanno assolutamente tolti dappertutto perché perturbano la circolazione, diciamo. Quindi è evidente che in quell'area vanno levati, la ferrovia andrebbe rilanciata, tra l'altro, perché non è che danno noia solo alle persone che vengono in macchina a Siena, sia chiaro, danno fastidio anche al treno. Io lo guardo dal lato treno, danno molto fastidio al treno e passaggi a livello. C'erano i passaggi a livello perché era un mondo in cui i treni, le macchine non c'erano quando è stata fatta quella ferrovia del 27, c'erano poche automobili, ci si andava ancora in diligenza da Siena a Buon Convento, quindi poche automobili e naturalmente pochi treni. I treni all'inizio nelle ferrovie iniziali erano due o tre coppie di corse al giorno, ora da qualche parte ci sono 30 coppie di corse col binario unico, che Marco Piuri giustamente prima ha ricordato, non l'avevo ricordato il problema del binario unico. L'Italia ha oltre il 50% di ferrovie a binario unico, vanno raddoppiati, invece si raddoppiano le strade, le ferrovie si lasciano completamente come sono, salvo levarli anche i posti di incrocio come hanno fatto su questa ferrovia tra Siena e Grosseto. Quindi, diciamo, la risposta è che io sappia, uno dovrebbe sparire, gli altri due su Buon Convento ancora non sono finanziati, ma vanno assolutamente tolti. Professore, grazie mille per averci aiutato in questa risposta. Allora, volevamo far rivedere un'altra volta il video della Sicilia, perché sembra che sia stato caricato ora correttamente, così, perché sembrava carino vederlo fino alla fine. Nel frattempo vi ringrazio. Viaggiare a una massima di 160 km orari e trasportare fino a 530 persone con oltre 300 posti a sedere. Sono massima di 160 km orari e trasportare per avere il minimo impatto ambientale. Trasportare fino a 530 persone con oltre 300 posti a sedere. Sono costruiti. Entra
nelle città, sfreccia negli occhi dei loro abitanti, attraversa campagne, passaggi con materiali riciclabili al 95%. Per avere il minimo impatto ambientale. Europe Love Sicily viaggia sui treni, entra nelle città, sfreccia negli occhi dei loro abitanti, attraversa campagne, passaggi a livello ed entra nei cuori. Cento posti a sedere. Sono con... Interrompiamo perché comunque ci sono problemi, probabilmente la piattaforma oggi è un po' carica. Allora, vi aspetto per il prossimo appuntamento il 23 marzo per la lezione d'Europa sulle istituzioni europee e la cittadinanza europea. Ringrazio tutti i relatori, ma ringrazio anche tutti i partecipanti, i partner dell'iniziativa, quindi Siena e Trapani, e ringrazio anche tutti gli Europe Direct che oggi stanno partecipando come partecipanti all'evento. Grazie mille, veramente per me è stata una giornata molto istruttiva, interessante, e speriamo di poterci rivedere tutti presto in webinar e perché no in presenza, se riusciremo nella seconda metà dell'anno a organizzare un evento in presenza, ci farebbe molto piacere. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie mille a tutti. Grazie molte. Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Arrivederci. Professor Maggi, grazie perché non la vediamo. Grazie mille, e poi grazie, ci sentiremo perché mi sembra il caso di riorganizzare un evento dato l'interesse verso questa iniziativa. Grazie mille a tutti, arrivederci. Grazie. Arrivederci.